che si gioca oggi? Dead Space 3, ragazzuoli. Si inizia l'ultimo della bisaga che abbiamo portato sul canale, poi si passerà a Devil May Cry. Io onestamente sono neutro. Io non ho aspettative per Dead Space 3, onestamente. Cioè, il secondo secondo me era finito pure che ci poteva sta. Io non so qua dove va a parare, perché abbiamo lasciato il secondo con Isaac schizzato, con Isaac che probabilmente si era rifatto una vita amorosa e compagnia. Quindi boh, che andiamo a vedere qua? Ma che è partito Spider-Man? O passa un ragno. Adesso vedi cosa hanno combinato. Io ho paura, onestamente. Io ho onestamente paura per Dead Space 3. Perché mi avete detto talmente tante di quelle cose che aia. Per i veterani Dead Space, le risorse sono più scarse e i nemici più pericolosi. Andiamo di difficile? Impossibile no. E onestamente no. Però difficile me lo farei, dai. Isaac Clarke, con la mente toccata dal marchio, capace di realizzarlo e di distruggerlo, vive in clandestinità, deciso a stare lontano dal marchio e da tutto ciò che ha causato. Esiste però una speranza. Un lontano pianeta ghiacciato, dove 200 anni fa qualcuno, in qualche modo, è riuscito a bloccare l'azione di un marchio. Una luce del passato che potrebbe salvare il nostro futuro. Allora, bravi che hanno fatto lo spiegone. Qua hanno fatto un mega spiegone, hanno messo già le basi per la nuova storia rispetto agli altri Dead Space che dovevi andartela a capire, cioè te li trovavi in mezzo al puttanaio, almeno te danno un po'. Poi mi hanno dato anche una risposta a quel puttanaio della crisi energetica, perché ok, non è che ce l'hanno adesso che possono andare sui pianeti. La crisi energetica c'era 200 anni prima, dove sono successi gli altri cazzapippoi di cui mi avete raccontato anche voi. Quindi diciamo che è una cosa che ci è voluta tempo sia per strutturarla, per creare e compagnia. L'unico fatto è che mi sembra che hanno fatto qualche inciucio con i marchi. Gli hanno cambiato un po' la via, forse. Però non lo so. Mi sembra rushato. Cioè, mi sembra loro che ti dicono: oh, guarda, la situazione è questa, sta manna. Forse perché già sapevano che non l'avrebbero più fatti, probabilmente. Però vabbè, andiamo. La fine di Dead Space presenta una produzione della non più Visceral Game. Questo non è mai nella vita, Isaac. Oh. Alfa 9, qui Whisky 250. Avanti. Alfa 9, qui Whisky 250. Serrano, mi ricevi? Tim, oh grazie al cielo, l'hai trovato? Trovato? Non ho neppure ben capito cosa stiamo cercando. Tu segui la posizione importata. Non posso dirti altro. Devi andare subito là. Devi farlo. Cosa? Merda! Oh, Boni, che intriga! 100 anni prima, tipo, no? Con Isaac siamo nel 2400 e qualcosa, no? Siamo all'alba di quelle robe! Puoi farcela. Lui conta su di te. E tu... tu sei un soldato, giusto? Certo, l'arma non è neanche carica. Come l'arma non è neanche carica? No, c'ha solo un colpo, Harlock, per spararsi. Appare magicamente. Però tocca dire che a livello grafico, proprio di texture, risoluzione, porca troia, eh. Cioè, grazie al cazzo visti gli anni. Finalmente, delle munizioni. Ma perché non te le hanno già date le munizioni? Che vuol dire che ti hanno dato il fucile scarico? Che serve un fucile scarico, Dio Madonna? Per sbattertelo in fronte, così, fortissimo. Sappiamo come entrare. Bene, devi cercare un cilindro lungo circa mezzo metro. Lo vedi? Ma questi non sono necromorfi, però. Cioè, a vederli così di prima cosa, no? Eh sì, cazzo, sembra COD, Dio Madonna, con gli zombie. Sembra leggermente più clunky sotto le mani. Sembra un po' più legnosetto. Non so come cazzo sia possibile. Ma col cazzo che mi avvicino là. Ma vaffanculo. Mamma no. Sei mia madre la mattina quando mi parla. Ci sono. Doc, ci sono. Oh. Oh,
sei? Ehi, hey Doc, sono appeso a un dirupo. Ma ho qui qualcosa. Il codex è la chiave della salvezza. Dobbiamo incontrarci al filo il prima possibile. Ma che cazzo sta succede? Ma che cazzo sta succedendo? Dio, ma che devo fare? Posso passarci? Ok. Ma sto capendo un cazzo. Ma che cosa sta succedendo? Ma chi era entrato? Michael Bay. Papà? Ah no. Ottimi giovani soldati, fino all'ultimo. Generale Mahad, signore. Dov'è il dottor Serrano? Earl Serrano, sempre ottimista. Mi ha detto di portare questa roba in città. Ha detto che possiamo farcela, signore. C'è ancora tempo. Abbiamo fatto un casino! E ora dobbiamo fare il nostro dovere. Per il bene della terra e delle colonie sovrane. Ami la terra, figliolo. Tua madre, tuo padre. Sì. Sì, signore, certo. Bene. Sono felice di sentirlo. Fratelli e sorelle, l'era dell'uomo giunge alla fine. Siamo diventati troppi in uno spazio troppo limitato. Le corporazioni alle quali abbiamo affidato... Riproduzione messaggio 34. Isaac, so che ci sei. Andiamo, rispondi. E va bene. Senti, ho chiamato solo per dirti che io... mi dispiace. Tu... abbi cura di te, va bene? Sei Isaac Clarke? Levati dalle palle. Rispondimi! A lui! Che diavolo siete voi? Tiralo su! Su! Non ho molto tempo, per cui sarò breve. Mi hanno detto che tu sei una specie di esperto nel campo dei marchi. Ne hai creato uno. Mi hanno costretto! È stato il vostro governo! E ne hai distrutti due, è per questo che siamo qui. Abbiamo un lavoro per te. No! No! Sono stanco! Trovate qualche altro volontario suicida! L'abbiamo fatto. E prima di perdere il contatto con lei, ci ha detto di cercarti. Ellie... dov'è? Che le avete fatto? Ditemi dov'è! Gli unitologisti sono entrati nella sala interna. Nessuno li ferma! Capitano, non c'è più tempo. Muoviamoci! È là fuori sola, Isaac. E se tu non mi aiuti, io non posso aiutarla. Ok. Ok! Ecco. Andiamo! Qu-
quanta cazzo di roba. Veramente stiamo a giocare da quanto? Manco da 20.000. È successo di tutto. La roba iniziale è semplicemente per farti capire che la roba di cui parlano all'inizio, il messaggio dal passato che abbiamo ritrovato, è quel fregnetto. Cioè, nonostante quel coso abbia eliminato i dati, ha sparato comunque probabilmente il segnale, o l'ha sparato il computer, il signorino, il dottore che stava su quel posto di merda. Perché in realtà quella roba iniziale è anche figa, perché ti fanno vedere uno di quei posti nascosti dove l'hanno disattivato, ma che però si sono dovuti suicidare tutti. Cioè, quella la cosa. Si sono ammazzati, impiccati, sparati tutti i soldati. Perché? Perché da sto luogo st'informazione non deve uscire. Però, Dio Madonna, sono 20 minuti che ci stanno esplosioni, Dio Cristo. Però io continuo a dire che la supercazzola del siamo diventati troppi in uno spazio troppo piccolo. Dio Madonna, voi che potete andare sull'altri pianeti mi fate incazzare, Dio Cristo. Questa è una cosa che l'ho detta anche nel 2, la ridico qua. Madonna che fastidio. Avete imparato a viaggiare sugli altri cazzo di pianeti? Non c'ha senso che non c'è sta spazio, Dio Madonna. Non c'ha senso. C'è anche la schivata. Là, guarda che trick, eh? Se lo faccio io, magari mi spezzo il collo in più punti e muoio sul posto. Mi ritrovano in camera come uno stronzo impiccato, veramente. Oh, ho iniziato a 10 secondi, Dio Madonna, eh? Ma poi che cazzo d'arma c'hai? Una spara chiodi? Ma che te un cane, Satana quello. E voi chi diavolo siete? L'ultima unità del governo terrestre. Sono Norton, capitano Norton. Lui è il sergente John Carter. L'ultima unità? Ma come? Ultima significa ultima, non ce ne sono altri. Sempre a posto. Non ce ne sono altri. Il nostro mezzo, su! Oh, umani! Isaac, sbrigati! Ora! C'è sto che oh boni, Madonna di Cristo, cazzo! Ma che cazzo è diventato? Gears, Dio Madonna! Ecco la musica di Inception, ragazzi. Molto figo questo cambio di mood, eh. Non è per forza una cosa sbagliata all'inizio, magari. Che dice? Più action? No, no, appena un po'. Oh, oh! Norton, questi sono degli unitologisti. Questi sono dei kamikaze. Ellie crede che tu possa impedirla. Così lei è sparita e ti hanno seguito qui. Esatto, va sul tetto del palazzo della Dredger Corp. C'è una squadra in attesa. Che tra l'altro ho visto l'animazione di morte di Dead Space 2 quando ti colpisce Nicole. Ed è bellissima perché ti fa vedere lei che ti urla in faccia, esce fuori dal marchio e Isaac si suicida. È una figata quella cosa ed è importantissima di lore. È stata veramente figa. Infatti mi sa che l'ho messa nell'intro. Ma scusate, ma si è appena suicidato? Ah, perché fa stasi. Do ancora la mia unità di stasi. Rallenterò il traffico per passare. Oops. Isaac ha appena fatto esplodere l'accordo. Morti! Merci deflagrate! Ops! Perché c'ho altre armi? E mo me lo dici! Ah, perché ok! Giustamente adesso ci saranno anche i nemici umani, quindi la sparachiodi o quel che cazzo è sta merda per gli umani. La lama al plasma per i necromorfi. Le corporazioni alle quali abbiamo affidato il nostro denaro lo hanno sterperato. I governi ai quali abbiamo affidato il nostro futuro lo hanno distrutto. Stiamo morendo a causa loro. Ma non temete, perché c'è un futuro. Come promesso dal profeta Michael Altman, il marchio nero ha un progetto per tutti voi. Ci solleverà dalle nostre miserabili esistenze e diventeremo uno, uniti nel corpo e nello spirito. Nella nostra unità troveremo la salvezza. Continueremo a vivere, non più uomini, ma come un dio. La chiesa di unitologi vi attende, amici miei. Liberatevi dalle catene di questa vita e unitevi a noi nell'inizio della nuova esistenza. Sono Jacob Arthur Denick.
e solo questo messaggio. Ma tu sei un coglione, altro. Comunque l'obiettivo è ammazzarsi tutti. Dead Space, il gioco dove il suicidio è diventato un culto. Questa non è per niente una stanza pre-boss, ragazzi. Che cosa ve lo fa pensare? Le 18.000 munizioni che mi hanno dato. In realtà questa è una figata, però. Bella The Mood. Loro uccisi, però, a cui hanno attaccato i manifesti. Bello. Questa è una cosa molto, molto figa. Uccideteli! Questo è ancora vivo. Portatelo qui. Isaac Clarke. Proprio l'uomo che cercavo. Non sprecare energie, tanto sarai morto entro pochi minuti. Tiralo su. Voglio mostrarti qualcosa. Ecco. Lo vedi? Un laboratorio per lo studio del marchio. Sono ovunque, nelle colonie e negli avamposti. Che vuoi da me? In quanto parte del programma di studio sul marchio, hai contribuito a realizzarli. E oggi sarai proprio tu, Isaac, ad assistere alla loro liberazione. No, no! Ucciderai tutti! La morte è solo l'inizio, Isaac. La natura deve fare il suo corso. E né tu, né chiunque altro potrete fermarla. Guarda attentamente, Isaac. E ora è il momento che tu ti unisca al ciclo della rinascita. Bello. Bellissimo mood. Oh Cristo Dio. Se toglimi sto cazzo di prompt. Dio Madonna. Perdonate. Cazzo. Grosso così. Dio Madonna. Sì, l'ho capito. L'ho capito. Se sto giocando a Dead Space 3, Dio Madonna, spero che ho fatto qualcos'altro. Volevo dire, The Mood è bellissimo. Cioè, c'ha una cura dei dettagli per adesso che è molto figa. Come quando gli hanno sparato in testa all'altro e si è visto il rig spegnersi. Dio Madonna. Figa. Figa, figa come roba. Cioè, si vede che c'era un attimo anche una regia dietro e compagnia. Una roba molto bella sulla pila di corpi, tra l'altro. Il problema è il resto. Il problema è la trama, che per adesso sono esplosioni atomiche, praticamente. Bonnie, che sembra che siamo tornati in Dead Space, Dead Space. Ah, cazzo, ce l'ho pure qua l'inventario. È la madonna dei kit medici. Che cosa ci devo fare con tutti questi kit medici? Vai, sì, che cazzo ci frega? Madonna, che bello. Guarda che ha fatto esplodere la cupola e c'era dentro il marchio. Fighissimo, con tutto il rosso. È diventato un Souls-like, ragazzi. Se c'è la schivata è un Souls-like. Peffo. Ma io devo andare di qua? Sì, allora fammi andare un attimo a vedere di là. Il gioco mi ha letteralmente cock bloccato. No, non esplori, merda. Belli però come camminano. I sorta nuovi soldati sembrano molto fighi. Mi intrigano. Si fanno anche meno paura, ma perché credo che sia proprio inteso come se fossero i soldati dei necromorfi ormai. Perché arrivano tutti che camminano in piedi, belli dritti. Poi quando gli spari un tot si trasformano. Madonna, ma scattano come degli addannati. Dove sta Bumblebee quando serve? Arci vostra dei cazzo di flash. Lancio in 5, 4, 3, 2, 1. Capitano, ce l'abbiamo! Andiamocene subito da qui! Chi è? Mio figlio. Carino, ora è sua. È morto. L'ha ucciso Denik, anche sua madre. Mi spiace. Già, non dispiacerti, non siamo amici. Grazie per avermi salvato. Alla prossima, impegnati.
Carver, Isaac si è svegliato? Sì. Ci siamo quasi, forza, al ponte di comando. L'hai sentito? Vabbè, puoi anche non puntarmi l'arma, figlio di puttana, eh? Ok, ma tipo, per esempio, in cooperativa, questa cutscene io l'ho vista dal punto di vista di Isaac e l'altro invece stava dal suo. Quindi ci possono stare anche delle robe intriganti, qualche chicca e compagnia, tipo. Cioè, tutta la cosa del tipo, figata allora. Molto, molto figa, perché ti fa vedere il POV quindi di Isaac e il suo POV. Anzi, no, ci stanno già dentro, minchia, non ci avevo fatto caso, figata. Bellissimo. Stiamo durante quel tipo di viaggio. Bello, bello. Ci hanno provato a dargli un attimo una forma. 15 secondi al bersaglio. Usciamo dalla velocità luce. Ascoltate, agiremo alla cieca, per cui restiamo vicini al vettore d'uscita. Rosen, tu controlla. Segnale guida acquisito. Uscita in 5, 4, 3, 2, 1. Che diavolo è? La luna, o quello che ne rimane. Rosen! Lo vedo! Merda, questo posto è un rottamaio. Direi più un cimitero. Tracce della nave di Ellie? Rilevo diversi trasmettitori, ma non sono dei nostri. Secondo il registro, sono di navi delle colonie sovrane. Sul serio? Avrebbero più di 200 anni. Ehi, ricevo qualcosa. È un SOS, proviene dalla nave davanti a noi. La CMS Roanoke. Potrebbe essere Ellie. Sì, speriamo. Rosen a 500 chilometri. Sì, signore. Quelle luci sono dei radiofari. Un attimo. No. Mine! Rosen, portaci via da qui! Allarme collisione, prepararsi all'impatto. Non posso! Via, muoversi! Muoversi, dannazione! In fretta! La mia gamba! Capitano, Isaac, siamo in Carver, qui mi serve una mano! Ecco! Prendete dei pannelli e bloccate il passaggio! Da quando dai tu gli ordini? Da quando nessuno sa che cazzo fare. Ne discutiamo dopo. Carver, mi serve una tuta extraveicolare. Carver, da quella parte! Viaggiamo nello spazio, ma non sapete proprio un cazzo, eh? Anche qua la gravità zero, bella. Allora che fighe però ste cose. Belle, belle, belle. Guarda che si sta a rompere. Ah, il vetro, che figata. No, invece è un pelino diverso. Allora, ragazzi, sbrattate facili, state attenti. Siamo Rosen, Locke, preparatevi. Quando scancerò i supporti, verremo sparati lontano dall'Eudora. Trovate qualcosa a cui reggere. Raga, mi sta ammazzando la Locke. Non... È un continuo flash, blur, tremo. Dio madonna. Datemi un attimo, perché se muoio. Non l'ho capita questa, cioè io è da circa un'ora che non sto capendo le cazzi di sto gioco. Sono tutte belle registicamente, ma il problema sta alla base. Cioè è roba a cazzo. Io posso farvi anche un gatto obeso che fa la breakdance con la regia di Cristo, bellissima, ma rimane sempre la stessa roba. Perché un gatto obeso sta facendo breakdance? Dio madonna. Merda. Riesco a rallentare! Ma perché tu stai a capire qualcosa qua in mezzo, Isaac? Ehi, occhio! Attenzione! Non riesco ad attirarlo! Allora attraversalo! Oh no! Oh no! Cerca di controllarla! Sono a piena potenza! Sta rallentando!
Ok. Ok, siamo a posto. Cazzo. Non rifacciamolo, per favore. Puoi raggiungere l'attracco cargo? Sta rallentando. Sì, nello spazio sta rallentando. Su che cazzo lo fa l'attrito? Sui miei coglioni. Lo spazio fatto dai cinesi. Basta, lo sai che è? Non noi. Cioè, quel blocco su cui stanno loro ha spinnato tipo Cristo. Sì, ho capito. Non devi usare sto pasqualone gigante. Credo che devi aprire qua. Perché io non pensavo che potessi girare questo. Mentre no, ok, è un doppio F. È una nuova interazione con la telecinesi. Fino adesso mi hanno insegnato che posso prendere la roba, tirare, trascinarla. Non so con che cazzo di roba giro. Però, oh, qua sembra che siamo tornati a casa. Bellissimo sto mood, anche con la luce particolare che fa il visore. Bellissima sta cosa. Cazzo, stavate appesi al soffitto. Tieni le armi pronte e stai lontano dai condotti di ventilazione. Se si avvicinano troppo, colpiscili agli arti. Hai capito? Hai capito? Sì, sì, va bene, ok. Sono necromorfi dei 200 anni. Una roba del genere. Sì, ho capito, ma dammela della soddisfazione. Non reagiscono ai colpi. Ma guarda che sono mica sono nato ieri, eh. Guarda che fa finta di morire. Bellissima sta cosa. È un cane. È un cane. Vi siete riusciti a superare? Cioè siete andati oltre i bambini con i cani. Cioè sono i bambini versione cane qua. Ma perché? I cani hanno iniziato ad assumere questo comportamento appena siamo entrati in orbita. Ah, ecco perché ci stavano i cani. Perché è l'unità cinofila. Perché questi giustamente erano soldati. Ok, figa come roba. Adesso ti salta un cane da sopra, Isaac. Comunque non hanno messa una di inquadratura che non te fa sboccare. È qualcosa di incredibile. Le hanno messe tutte. Ma che abortino. Sì, ti caccia fuori però. Puffi. Su, su, su. Dai. Su. Acci tua. Ah, devo tenere. Porco puttana. Vattene a fanculo. Oh, e non reagite ai cazzo di colpi, non reagite, eh. Porca troia, che fastidio sta cosa. Esatto, è come se non li colpisse. Quella è la cosa che mi destabilizza. Perché tiro sto cazzo di raggio Tesla enorme. Non reagiscono se non gliene tiri due. Ma soprattutto con la quantità di nemici. Tu dovresti farli reagire, appunto. Perché mi devo gestire l'orda. Guardali come corrono. Ma poi con le asce. Spero che ci sia una spiegazione dell'ore. Vede i necromorfi con le asce. È come quando vedo i Pokémon con l'oggetti. Dio madonna. Mi scatena la stessa roba, mi scatena dentro. Oddio, ci avete trovato. Oh, Ellie, piccola. Oh, lo sapevo che eri troppo dura per morire. Capisano? È lui? Sì, sì, è lui. Isaac Clark, piacere di conoscerti. Austin Buckle, tecnico del marchio. E questa è Jennifer Santos, la nostra piccola cervellona. Se sai decifrare la scrittura del marchio, forse c'è speranza per la missione. Isaac, ti ringrazio. Come se avessi scelta. Lo so, mi dispiace, ma ho così tanto da dirti. Va bene, forza, dobbiamo andarcene subito. No, non ancora. Isaac, dobbiamo fermare il marchio. Le tracce portano all'alloggio dell'ammiraglio. Ha ricoperto le pareti con i segni del marchio. Là ci sono le risposte, lo sento. Non possiamo andarcene prima di trovarle. Beh, allora che Isaac si occupi della traduzione. Noi ce ne andiamo. Io penso a Buck e il tuo a Santos. Forza! Oh. Forza, pensa al tuo equipaggio. Servi di più a loro. C'è anche la sottotrama romantica e compagnia. Va bene. Isaac, mi dispiace. C'è così tanto in gioco. Quindi io... No. Ci hai messo poco. Il mondo sta finendo e tu non sai pensare che a noi. Certo. Non ho mai smesso di pensare a te. Però hai smesso di pensare al mondo. Ho pagato il mio debito. Non credi che ne abbia passate abbastanza? Isaac, non ora. Senza il tuo aiuto siamo finiti. Allora, sei con me? Sembra che io non abbia scelta. Mi sa tanto che Ellie, da personaggio interessante e figo, l'hanno reso una macchietta del cazzo, eh. Ma c'è un altro Leviatano, quel pisello come nel primo. Vabbè che se sta qua da 200 anni, immagina la merda che ci troviamo. Ma diciamo che sì, per adesso sta cosa qua. Il fatto è che ci sono cose molto interessanti anche a livello estetico, di argomenti, registicamente. Ma è tutto condito sempre con sto sopra le righe e sto macchiettone, che è un peccato. È un cazzo di peccato. Cioè, pure
se me lo volevi fare un po' più action. Comunque, me lo potevi lasciare quel cosettino, no? Cioè, bastava lasciare il gameplay del 2. Vuoi mettere le orde perché sono tanti? Tu mi lasci il gameplay del 2, quindi che se stannano, che c'hanno le cose. Isaac, sono Carver. Qui siamo a posto. E gli altri? Se la caveranno. Ci vediamo nell'alloggio dell'ammiraglio. Non farmi aspettare. Ne vattene a fanculo, ma avete cagato il cazzo già, eh? Madonna, siete delle macchiette di merda. E fate pure le pretese, Dio Madonna. Non state facendo un cazzo da quando abbiamo iniziato il gioco. Devo restare qui tutto il giorno? Tieni duro, tra poco sarò lì. Ehi, se ti vergogni a chiedere indicazioni, segui la posizione impostata. Se ti vergogni a esistere, perché non te ne vai a fanculo? Oh mio Dio. Ellie, sono Carver. Siamo nell'alloggio dell'ammiraglio. Isaac è... Spegnila. Ehi, Isaac! Spegnila. Isaac? Carver, che sta succedendo? Spegnila. Isaac! Spegnila. Ehi! Spegni... Ehi! Che cosa c'è? Che succede? Niente, niente. Va tutto bene. Va tutto bene. Ellie, l'ammiraglio era ossessionata dalla creazione di una chiave. Una chiave per cosa? Che cos'è? Ehi, una chiave per cosa? Una specie di dispositivo alieno. Un macchinario. Probabilmente pensava che fosse quello a controllare i marchi. Oh mio Dio. Voleva disattivarlo. Lo ha scritto dappertutto, come fosse un mantra. O delle istruzioni. Questo è proprio quello che stavamo cercando. Non è un pianeta qualsiasi, Isaac. Hanno trovato l'origine. Il pianeta natale del marchio. Andiamo, che stronzata è questa? Il pianeta natale del marchio. Raduniamoci nella sala di comando, così potremo pensare al da farsi. Clark, datti una mossa, andiamo, Clark! Però vedete, ste cazzi in qua avevano del potenziale, perché io immagino che qua, se tu stai in coop, l'altro player non vede glitch e cose, vede l'altro player che impazzisce, ma lui vede tutto normale. Questa è una figata, questa è una cosa molto intrigante anche a livello di storie e tutto quanto. Sì, a quanto pare gli serviva Clark per andare letteralmente dentro l'ufficio e fare ah, porca pupazzola. Quando il marchio nero è stato riesumato sulla Terra nel 2214, ha stravolto le nostre nozioni scientifiche. Sembrava generare un'energia illimitata, cosa molto interessante vista la carenza di risorse. Si è tentato di replicare il marchio. Però vedi che questo mi fa incazzare, Dio Madonna, e spero che lo spiegano, ma a sto punto no. Voi state sempre a parlare dell'energia. State a parlare, Dio Madonna, dell'energia. Però non è che se non c'è sta l'elettricità morite, Dio Cristo. Potete comunque zappalla la Terra. Tanto si pone il mentre viaggiavano tra le stelle, Dio Cristo. Cercando di comprenderne la tecnologia per ottenere energia illimitata per la razza umana, abbiamo scoperto che non erano fonti di energia, ma si limitavano a riceverla da un punto nello spazio profondo. Triangolando questo segnale del marchio, abbiamo localizzato un pianeta sconosciuto chiamato Tau Volantis. Speriamo di trovare l'origine del segnale e di domare questa energia. Se ce la faremo, avremo un futuro migliore per tutti noi. Ci ho preso. Cioè, quando dissi che c'è qualche cazzo che spara i marchi, come se fosse, perché se voi ci fate caso, il marchio c'ha la stessa robetta dell'artiglietti, no? Cioè, sto pianeta spara i marchi sugli altri pianeti per probabilmente farli diventare schifo, fare qualcosa, e poi per ritornare a diventare uno. Che figata come roba. No, sai qual è il fatto, Lilith? È che, come ne abbiamo parlato parecchie volte, cioè, parte che l'energia, ma col fatto che tu hai sviluppato i viaggi nello spazio, tecnicamente tu non puoi finirle le risorse, perché c'hai tutto l'universo da esplorare. Se siete riusciti a consumare le risorse dell'universo, ve meritate l'estensione. Questa serie sarà piena di questi momenti. No, mi sembra un po' esplosivo, Vittorio, che ti morto. Magari fosse morto sto spazio, almeno eravamo come sul 2, Dio Madonna. Qui ci stanno soltanto le esplosioni alla Michael Bay. Mira classica. Aspetta, ma non è perché avevo messo la mira classica? Porco di... Allora, io nelle opzioni ero andato un po' a spippolare per mettere. Ho detto mira centrare classica. Io ho detto la classica sarà tipo quella dei vecchi Dead Space. Centrale sarà tipo nuova, che cazzo ne so, da shooter e compagnia. E al contrario, Dio Madonna, non è questa è classica e quell'altra è diversa, Dio Cristo. Ma porca troia, adesso capisco. Oh, oh,
Ok, allora ritiro un po' di madonne che gli ho tirato appresso durante la volta Dovrei essere un pelino più performante, mettiamola così. Classica e non è classica, Dio Cristo. Classica e non è classica. Sei vivo? Ragazzi, è possibile. Oh, madonna, raga, voi non avete idea. Ho di nuovo il potere! Che l'altra mira sembra volontariamente imprecisa. Non so come cazzo sia possibile. Magari è fatta più per il pad. Può essere. Pensiamo solo a fare in modo che quella roba resti ben confinata nel deposito. Raddoppia i protocolli di quarantena a fine trascrizione. Ah, perché loro giustamente avevano le mega pezze al culo. Hanno trovato il marchio e pensavano se potesse utilizzare come arma per ribaltare la situazione. Ecco perché è successo il puttanaio. Poi si sono accorti che hanno fatto la merdata, perché hanno trovato sì un esemplare, però secondo me non di necromorfo, perché i necromorfi sono particolari, che ci sia su sto pianeta un'altra forma di vita, perché quello è figo. Cioè, potrebbe partire il plot twist a sto punto del quello è il pianeta d'origine del marchio, ma non è che il marchio è qualcosa di, sì, per carità, è senziente, ma non come una specie. Cioè, magari i marchi sono stati creati da dei sorta di, passatemi il termine, precursori tipo alla Alien, perché sarebbe molto figo. Magari hanno trovato una specie che non avevano mai visto prima. Raga, visto che tanto il gioco non mi dice niente, devo dire io qualcosa sopra la trama, perché sennò è la fine. No, ma noi a matta che magari era una roba che un'altra specie aliena aveva sviluppato per invadere i pianeti. Cioè, poi sarebbe figo se proprio l'altra specie aliena dell'universo, gli altri esseri viventi, siano proprio effettivamente i necromorfi, che sono sta sorta di flood che cercano di portare tutto l'universo a uno, no? Dei mola tutto in uno schifezzo. Però se hanno trovato un esemplare mi sembra strano. Vabbè che qua c'è sta sicuramente un marchio, da quel che abbiamo capito. Però se non è attivo diventano merda gialla. Però effettivamente questi sono attivi, magari è post bordello. Vedremo se ce lo spiegheranno. Già che domango se mi pagano. Motore idraulico è viola. Abbiamo trovato un equipaggiamento epico. È diventato fottutamente un MMO, è diventato. Vabbè che 2013 erano quegli anni, eh. Cominciavano a girare queste cose. Porco di... Va bene, questo era molto Dead Space. Glielo do di atto. Però mettermi lo stronzo che mi spona perché mi giro dalla scheda è da figli di puttana, eh. Belli dettagli per terra con tutte le unghie. Figata. No, qua è pieno dei cani. È il magazzino. È il fottuto magazzino dove c'erano i cani. Wow. Un vecchio robot cercatore. Ci tornerà utile. Il robot cercatore. Io onestamente pensavo avesse messo il piede su una mina. Ho detto ecco qua le gambe di Isaac. Pam! Fortissime erano partite. Oh. Così? Nel ripostiglio? Hanno messo marchi. Che tra l'altro questi bellissimi, perché non sono i nostri, credo. Perché mi sembrano molto particolari. Mi sembrano proprio quelli che hanno trovato lì. I nostri erano molto più, diciamo, meccanici. Passatemi il termine. E ho capito, l'ho visto, sì, è qua. Quindi... Ah, mi cerca le risorse. Una sorta di... Ok, se stai in solo c'hai il robottino. Bellissimo. E mi porta al tavolo lavoro. Ma figata. Vai, Wally. Robottino, mi sa che c'hai un buco nell'IA perché lancia un cazzo. Ah, vabbè, ma lui semplicemente continua a scannerizzare la zona. C'è anche in coop? Figo. Vabbè, fatti i cazzi tuoi, ho capito. Ma quindi, Isaac, tu non commenterai quella cosa? Cioè, io fossi Isaac, dopo che vedo sta roba comincia a strillare, perché dico, ecco qua, mi si rifotte il cervello fortissimo. Sì, sì, ormai per Isaac, boh, è come per Oppenheimer, vedi bombe atomiche, tipo robe del genere. È casa sua. Isaac, io non ti vorrei dire niente, ma potresti essere altamente fottuto, perché siamo finiti dall'altra parte della galassia, visto quanto è sceso questo ascensore. Siamo scesi veramente all'inferno. Donna, raga, allora se soffrite un po' di epilessia, chiudete gli occhi in questo momento, perché qua è uno di quei posti, eh. È uno di quei posti dove vi pian coccolone. Ah, ma perché siamo tornati indietro dopo tutto quel bordello.
Si sta rigenerando! Come farai a liberartene? Vedrò di capirci qualcosa. Respira! Respira! Era una delle casse di merda! Vabbè, che la madonna. Tre Hunter. Che cazzo vuol dire tre Hunter? E tu si faccia i cazzi su, della puttana. Aspetti. Mi sa che sono fratelli, no, che sono stronzi, altro che fratelli. Arambe? Ecco perché si appendono al soffitto. Non l'avevo visti, vaffanculo. Ma sapete che... Aspetta, se sta un attimo a riprende in ambito mood con queste cose. Cioè, guarda che figo che te ne accorgi solo all'ultimo, perché vedi la roba da sopra. Questa è una roba molto, molto figa. I soldati infetti sono stati portati quassù per essere conservati al sicuro. Tu vorresti ficcarmi un proiettile in testa, ma io ho un esercito che te lo impedirà. Ah, questo per proteggersi. Ha liberato io i necromorfi. Boni! Che qua è tornato Dead Space 2. Boni, che sta roba mi sta intrigando un botto. Figo, ha messo le trappole ovunque. Ma perché devono per far entrare i necromorfi? Ah! Eccoti. E adesso divertiamoci un po'. Computer, armare gli esplosivi. E... detonazione? Ma quanti cazzo si è... Mortacci vostri dell'epilessia. Non ho... Isaac, non hai munizioni? Elmi lì veramente pari a un calcio in culo. Ma perché sono despawnati i nemici? Non posso droppare. Ma che cazzo di musica è? Ma come vi viene in mente di mettere... Io capisco che serve per la zona. Ma come vi viene in mente di mettere due luci che fanno così, con il rosso, con i mostri che escono da tutti i cazzo di buchi? Cioè, bello perché è fatto per essere una trappola. Ma Dio meno. Un po' meno, ammazzi le persone. Quelle stanno con la bavetta così davanti allo schermo. Ma che cazzo? Non puoi annullare la ricarica con il melee. In un gioco dove devo spappolare i cadaveri per prendere le risorse, tu non li desponi i cadaveri. L'ho visto con i miei occhi despawnare quella merda. Porca troia. Despawnano. Non ce ne metti così tanti se il gioco non regge. Dio madonna. Non ce li metti. Neanche dici che despawnano, lasciano il droppino. No. Spariscono, cazzi tuoi. Non lo prendi più il drop. Se vuoi sapere delle casse criogeniche, lascia stare. Casse criogeniche? Queste sono bare, Dix. Congelano i soldati sul pianeta e poi li stoccano nella nostra stiva. Che storia è questa? Sai che non posso parlarne. Dai, Valerie, sei in debito con me, ricordi? Senti, non ne so molto più di te. Sono le squadre di scavo profondo. Le mandano in quel dannato buco e... Beh, quando tornano... C'è qualcosa di sbagliato in loro. Senti, stocca tutto e basta. Ho Mahad che non mi dà un attimo di tregua. E va bene. Ma andrà a finire male, vedrai. Questi avevano cominciato a imbottigliare gli stronzi già da 200 anni. Questo è un po' per spiegarti il perché ci stanno i necromorfi e compagnia, ok? Crea oggetti. Caricatore di munizioni. Ah, cioè, ma quindi in Dead Space 3 ci stanno le munizioni, credo. Cioè, non ci sta il tipo di proiettile. Tutto fa brodo. Compatibile con tutte le armi e utensili. Cioè, comoda come cosa, per carità del cielo. Un peccato. Diciamo che ambito inventario se lo sono voluto rendere molto più semplice, perché è un costante darti kit medici e compagnie e metterci pure, che ne so, le armi, le munizioni. Però è un peccato. Hanno ottimizzato l'industria bellica. Cos'è quello? È bello, basta. E che qua tecnicamente siamo su una roba di 200 anni fa invece. Dice della stasi. Questo mi preoccupa. Dio madonna, sto vedendo. Allarme. Avaria carico nella stiva 4. Rilevata violazione del contenimento. Presenza di anomalie biologiche. Massima allerta. Ovviamente. Ostacolo rimosso. Funzionalità di trasporto normale. Sì. Tanto adesso io vado di là, mi salta qualcosa in faccia. Io bestemmio, voi bestemmiate. E andiamo avanti. Porca madonna.
sparo dei piselli sonici. Ah, sono quelli dell'acido dell'originale. Becca, il melee è utile come in calcio un culo, fa solo male. Peccato che sono tipo si sono sciolti. Perché con l'acido canno, vaffanculo. L'ha stappato come una peroni. Edwards ha creato anche un pozzo gravitazionale. Sì, ho visto. C'è stato un picco nei consumi del controllo ambientale quando si è attivato. Deve essere da lì che preleva energia. Il controllo ambientale non è lontano. Aspetta, ti invio le coordinate. Ma sapete qual è bello? È che loro non stanno facendo un cazzo. Cioè, Isaac gli fa: oh, è successo il casino. Questo risponde: cazzo, è vero, ho visto che è successo un casino adesso sullo schermo. Fine. Fine. Porca troia. Allora, stanno per uscire dei nemici da questa bara. Vado alla scala. Oh, ma c'è una città a Mussolini. No. Allora, l'audio di questo stomp è proprio ear rape. Si sente il gracchio del microfono. Madonna. No, io pensavo che sotto potessi metterci soltanto delle cose secondarie. No, ci puoi mettere proprio secondi tipi di colpo. È devastante come roba. Cioè, tu paradossalmente ti puoi fare l'arma che magari serve sia per tagliare gli arti, ma anche per andare sul single target. Questa è una roba figa. È molto intrigante il potersi personalizzare le armi. Però vedi, anche in ambito coop, figo. Ce l'aveva le sue ideuzze. Però è intrigante come idea. Lasciamo perdere che il menù è confuso, che sembra boh, che mi sono bevuto 4 mojito fortissimo uno dopo l'altro a stomaco vuoto. Però la cosa del potersi creare un'arma personalizzata è una figata. Il mettere il tipo di proiettile, come viene sparato, metterne uno secondario, poterla potenziare, è una cosa molto molto figa. Cioè, se a me piace un'arma o voglio, c'ho un'idea, la posso fare. Ma quindi fammi capire. Vai. Sembra quando su Tarkov ti crei le armi custom. Madonna, vi apro il buco del culo. Guarda che si era accampato qua. Bello però sta cosa. Vedi che quando volevano. Cioè, c'è stava quel momento in cui fanno: guarda bro, rimango 4 ore, io faccio porca troia l'off work, no? Vado avanti. E ci si sono messi, hanno messo le foto dei tre di cui parlava, tutte le sue robette e compagnia. Tacci tuoi, ehi, veramente. Vedi se lasci lavorare le persone, che cazzo te combinano. Che infatti io sto dicendo quando volevano, ma in realtà quasi si dovrebbe dire quando potevano. Congratulazioni, mi hai trovato. Sono uno stupido, vero? Volevo vivere e ora che sono l'ultimo rimasto non me ne importa più nulla. Ho capito che aveva ragione Sam, alla fine. Sono un bastardo che non ha mai fatto nulla per la mia squadra. Beh, squadra, se mi sentite, questo è per voi. Va bene. Cioè, questo è proprio... Questo se tu lo dovessi commentare con serietà, essenzialmente ti sei cagato in mano. Sei rimasto da solo per tanti tanti troppi anni. A un certo punto te stavi a morire letteralmente di fame, circondato magari da trappole, morte, compagnia. E detto vabbè, boom, ti sei sparato. Non è che questo lo faccio per voi, lo faccio perché te stavi a morire di fame, stronzo. Ci è voluto un po', ma ora capisco perché non possiamo restare in vita. Se hai trovato questo messaggio e sei ancora vivo, significa che posso fare ciò che devo. Computer, detonazione delle cariche residue. Spara una figa de rosa che fa 7 danni. Sto facendo una sega all'aria. Sì, che cazzo serve questo? Cioè, spara proiettili se non fanno un cazzo. A che serve? A cosa serve? No, un altro po', rallentami. E tu sei ancora vivo in mezzo a sta mattanza, chi ce fa caso? Guarda quanto ti rallenta. No, ti blocca proprio. Sì, sì, non puoi fare niente. Che in un gioco come questo è la cazzo di fine rimanere così fermi, perché ti assaltano in 20. No! Fa la scimmia. Comunque i tempi di ricarica sono mixati, eh. Sono mixati perché se tu fai questa cosa qua... Stavo spammando. Prima di poter spammare ci vogliono 7 anni. 7. Li dovete contare tutti. Tutti. E cazzo del cane! Gesù, vai via un attimo.
Tacci tua. Mi dimentico che c'è la schivata. Chissà se c'hai i frame di invincibilità. Siamo su Dark Souls, no? Ormai è diventato quello. Traguardo completato. Una challenge è diventata. Bene, valsa la pena. Ma vaffanculo. Delle tracce uditive indicano una fonte di risorse nelle vicine. Cioè, a nave che sta esplode. Non ho capito. Cosa dovrei intendere? Sento Satana. Quello sì, lo sento. E andare all'altra piattaforma, Dio Madonna. Sì, l'altra. Ah, ok, devo trovare... È quella roba che dicevano. Scusa, Sara. Il fatto è che il gioco mi lancia costantemente talmente tanta di quella roba lì addosso. Cioè, tra nemici, esplosioni, cazzapippoli. Che tu poi dimentichi perché cazzo stai là. È vero, l'hanno detto all'inizio. Devo creare una roba per poterla sostituire. Perché è questa quella che ci fa andare in giro e compagnia. Ok, il serbatoio io pieno. Riprova. Così va meglio. Ok, sto iniziando una prova d'accensione dei motori. Attenzione, c'è il rischio di scottarsi. Stupida tecnologia obsoleta. Vale un cazzo. Isaac, credo di aver attivato la sequenza di lancio e non so come fermarla. Che cosa? Vedi di levarti da lì prima di finire cotto a puntino. Non parlo. La porta tenuta stagna è bloccata. Se la navetta parte prima che si apra... Porca puttana. Va bene, controllerò il meccanismo. Ellie, mi dispiace dirtelo, ma sei proprio diventata un'inutilità, eh. Sei proprio diventata un'inutilità. Me stai a fare tornare un'altra volta indietro. Porca puttana. Dov'è? C'è qualcosa che blocca il meccanismo. Sembra roba militare. Cercherò di toglierla. Esplosivi. Oh merda, Isaac, stai attento. E tanto a me le redine a che cazzo mi servono, no? Guarda, Hemlock, ti dirò! Ce l'hai fatta, ce l'ho fatta! Sì. Grazie al cielo, Isaac! Ma state zitti che non avete fatto un cazzo! Avete solo fatto danno! Brutti stronzi, spero che il marchio vince! Io sto con i necromorfi! Io sto con i necromorfi! Salvate solo Isaac perché è l'unica anima pia! È l'unica anima pia! Perché non ho della vodka? Questa deve essere vodka! La prossima volta, Dio Madonna! Sì, sono la coscienza di Isaac! Sì, tra l'altro è colpa della tizia che fa cose a cazzo! Ma fai fare ad Isaac che è l'ingegnere, Dio Madonna! Ehi, gente! Ora torniamo alla sala attracco per ricevere la navetta. Isaac, ci vediamo al tuo ritorno. Sparagli un colpo in fronte! Appena la vedi! Madonna, l'altro occhio, così glielo facciamo di un altro colore! C'è una cosa positiva, no? Sì, che muoiono tutti, spero. Isaac, come procedi? Ho trovato la sala radio. Un minuto e avrò rimosso il blocco. Sì. E quante urde dei necromorfi. Un minuto. Sei stranamente positivo visto tutto quello che è successo fino ad adesso. Dottor Barton, qualcuno sta inviando un messaggio in codice sul pianeta. Chi vuoi contattare? Il dottor Serrano? Dimmelo! Basta! Per favore, non mi hanno detto nulla, non lo so! Comandante, qui unità 3. Si sono barricati all'interno del settore di trasmissione. Se è lì che vogliono morire, così sia. Togli energia alla nave. Bloccheremo il supporto vitale e le trasmissioni. E gli altri? Conosci gli ordini. Devono morire tutti. Ricevuto. No, per pietà! Non capite! Non potete! Non potete farlo! No! Spoiler. Click. Lo ha fatto. Va bene, la gioia, quindi. Perché ci sono dei... Oh! Oh! Ma che figo! Che te piedini! Quella è una fetta dei piedini! Ma bellissimo! Ma è tipo blocchetto di ghiaccio che hanno fatto a fette, perché vedo che ci sta tutta la condensa. Citazione a Jojo? È probabilmente a sto punto, ma figata! I necromorfi hanno paura di me, sì. Ormai sanno che è Isaac, quindi scappano dall'altra parte. Come il Dungai. Hanno paura. Tremano in realtà. Oh, oh, oh. Vedi che sapevo che dovevo buttarli a cazzo sti cadaveri. No, mio cadavere. Io scappo. Stato un panic shot. Non me l'aspettavo totalmente. Attraversano le porte adesso. Neanche servono i condotti. Nascondere Rosetta. Nascondere Rosetta.
Nascondere Rosetta. Nascondere Rosetta? Chi è? Volevano nasconderla dall'ordine di esecuzione. Le sue ricerche potrebbero essere la chiave di tutto. Non sapete perché stavo ridendo? Perché io per tutto questo dialogo, perché sicuramente la stele, no? Quelle cose così. Io mi sono immaginato la Rosetta, il pane. Quindi, sto soldato che deve nascondere sto cazzo di pezzo di pane di merda, che se no gli se lo mangiano. No, non lo so perché. Piena di prosciutto. Bakken, forse ho trovato uno di quei registratori di volo. Perfetto. Magari ce ne sono altri attorno a Narok. Bene. No, metti il nos, arca puttana. Ne. Oh. Ultime parole famose. Ma sì, tanto Lilith, ci schianteremo sul pianeta. Noi stiamo a fare tutta sta roba per allontanarsi, per andare tranquilli, sicuri. Noi caschiamo come delle pere cotte sul pianeta. Boh. Boom, secco. Non ci sto neanche pensando io. Per me tutta sta roba che stiamo a fare è giusto perché dobbiamo perdere tempo. Dovremmo avere tutti i pezzi necessari. Grazie al cielo. Ora raggiungiamo la rotta commerciale più vicina. No, e andiamocene. Robert. Scenderemo sul pianeta. Ellie, so che è lì che è iniziato tutto, ma non possiamo farcela. Non possiamo affrontare un intero pianeta pieno di quelle dannate cose. E chi lo farà allora? Di sicuro non il governo terrestre. Robert, siamo i soli a poter fare qualcosa, lo sai anche tu. Ellie, devi ammettere che è una follia. Voglio dire, come sappiamo che c'è una soluzione laggiù? Perché me l'hai detto tu. Nell'alloggio dell'ammiraglio. Hai detto spegnila. Ed è proprio quello che faremo. Ben detto. Capitano, dobbiamo provarci. Carver, l'ultima cosa che mi serve è il tuo disaccordo. Se dico che non ci andremo, non ci andremo. No, Ellie ha ragione. Abbiamo una possibilità. Tu puoi decidere di venire con noi, oppure puoi provare a fermarci. Ma ricordati che qui i morti sono più pericolosi dei vivi. Ellie, prepara la navetta. Io mi muovo. Isaac sta di minchia, mi faccio l'ultima scopata prima di morire. Il potere della figa, ci è voluto un attimo, l'ha odorata, ha detto no, ok, vengo. Ci è voluto un cazzo per convincerlo. Ma quindi siamo già scende sul pianeta, così in fretta. Minchia, ma allora c'è un cambio di mood drastico. Beh, che piacere vederti. Cos'è quella faccia? Ce la faremo, vero? È il momento. Adesso o mai più. Ehi, ma gli iniettori d'ossigeno perché non sono bloccati? Ho provato, ma i fermi sono arrugginiti. Vediamo cosa posso fare. Se uno di quelli si sgancia, bruceremo ancora prima di entrare nell'atmosfera. Ascolta. Controlla la pressione sul quadro comandi e dimmi quando il blocco è totale. Mo, io non so un cazzo, è un sci-fi. Ma questi hanno letteralmente lasciato tipo le bombole grosse per le navi d'ossigeno libere all'aria mentre devono scendere sull'atmosfera del pianeta. Negli ospedali, se per sbaglio avvicini una sigaretta, impanicano che scoppia il mondo. Fa un botto che è grosso come Cristo. Tra l'altro, mo non l'ho commentato, però è bello che ti fanno vedere proprio chiaramente che lei ha due occhi di due colori differenti, perché una è cibernetica e compagnia. Non ci stiamo per schiantare. No, signora. Ma ho capito, ste cose devo acchiapparle per forza. Sta cosa, raga, è come se sto spostando veramente una megattera. Merda. Sì, vai, sta ballo come una peronna. Non è successo niente. Io penso alla rotta. Non è successo niente, sta bene, un po' di patafix, si riattacca tutto. Ma ancora sta roba. Ah, perché in mezzo a sto puttanaio dovrei pure provare a schivare qualcosa. Ma comunque, ma Dio Cristo, ma che cazzo vuol dire? Fammelo capire quando posso muovermi. Io che cazzo ne so. Se sono in mezzo a un film di Michael Bay, io aspetto che arrivano gli Autobot. Cazzo devo fare? Siamo torta dai coglioni. E Isaac è morto. Non so come possa essere sopravvissuto a una roba del genere. Non ha mezza faccia Isaac. No, stranamente ce l'ha ancora. Peccato, sarebbe stata bella. Oh, però è bello che te lo fanno vedere così distrutto, perché giustamente è cascato dallo spazio con un'astronave. Bella sta roba. Però qua mo mi intriga, eh. Ellie mi sa che è diventato un arrosticino. Ellie.
Mi immagino Isaac. Ah, vabbè, era quello stronzo del meccanico. Non me ne frega un cazzo, assolutamente. Ma il fuoco adesso dove lo troviamo? Porca puttana, che infarto. Ma vaffanculo. Vai, tanto le ossa ad Isaac non servono più un cazzo. Ma non era quelli che stanno alla chiesa d'unitologi, sti cosi? Come siamo, che siamo arrivati all'accampamento che stava a inizio gioco? Era quello dove c'erano tutti i soldati che si stavano a suicidare. No, temperatura un po' troppo bassa, un po' troppo bassa. Porca! Belli! Che fighi esteticamente. Sì, ma perché sto usando quest'arma contro di loro? Perché tanto non cambia un gatto. Guarda che bella la faccia. È una figata, perché questi si sono incappucciati tutti quanti con il giubbottone, perché ci avevano freddo. E quindi c'è soltanto la bocca. Cioè il necromorfo si è adattato, per il cui lui pensa che tipo sta qua. C'è solo un foretto da dove far uscire la bocca, e quella è tutta bocca. Che figata. Madonna, che bello però il mood. Il mood mi piace veramente un botto. Sono il soldato semplice Sam Ackerman, 41esimo ingegnere. Gli ho detto di non mangiare gli infetti. Hanno iniziato a cambiare, a evitare la luce intensa. Bastava la mia torcia per scatenare la loro furia. Ho bloccato l'ascensore per tenerli di sotto. Che Dio abbia pietà di loro. Signorino, loro saranno anche dei rincoglioniti di merda, perché saranno dei rincoglioniti di merda. Però quando c'hai fame ti porta a quello, purtroppo. Ma sto messaggio del cazzo, ma lo vuoi mettere fuori dall'ascensore o lo metti mentre sto scendendo? Ma metti caso che uno dice, ah cazzo, no, effettivamente, se ci sta una cosa brutta sotto, cattiva, maligna, la lasciamo lì. No, mentre tu scendi, guarda zio, su cazzi tuoi se scendi, io te l'ho detto. Affanculo. Ma che cazzo vi magnati, necromorfi? Ma Dio Cristo, è come dire che mi vado a mangiare la carne dei zombie. Ma porca Eva, sembra che Madonna vogliono morire per forza. Perché le cose alte e magre? Che cazzo era quello, un Wendigo? Che cos'era? No, mangiate! Fatevi i cazzi vostra! Datemi un attimo, figli di putt... Quanto stra Dio Madonna di male fanno? Quanto male fanno? Aspetta, aspetta, aspetta. Però belli di design. Però sono necromorfi wannabe. Cioè è tipo come se fossero zombie necromorfi, perché se sono morti di fame, se sono magnati la carne di necromorfo, però non sono diventati necromorfi. Cioè sono solo impazziti. C'è solo la loro parte schizzata mentale. Rip and tear. Che cazzo abbiamo attirato? Tutta la base! Ma sei bugato! Ho trovato un farm per le risorse, raga! Ho trovato un bug per farmare tutto! E che cazzo, sono entrato da 0 secondi. Che cazzo è successo? Dio Madonna. E tanto io lo so che adesso mi salta qualcosa addosso e devo morire. Ma tanto che armi avevo? La sparacazzi e la sparabombe. Dai, dai, che oggi sento che The Space ci darà delle fottute sorprese. Però vedete, quando c'è sta roba de mood, d'ambientazione, con tutta la gente congelata, è una figata. Cioè il mood del pianeta è veramente figo. E tra l'altro era pure una cosa molto interessante.
interessante, perché il primo e il secondo sono uno su un'astronave, uno in una città, il terzo lo facevi appunto sul pianeta. Però vedi, con quale logica Isaac sale su quel cazzo di autobus? Cioè, perché il tuo fregnetto ti dice: guarda, passa per l'autobus in bilico sullo strapiombo de neve? Che cazzo vuol dire? Ma è ovvio che mo ci metto il piede e lo stronzo mi salta addosso. Ah, non è una... Beh, che parte un autobus qua pure io stronzo, eh. Isaac, io non so che cosa vuoi ottenere salendo qua sopra. Sta a crolla comunque tutto, eh. So cazzi tua. Questo è figo. Questo è il robettino che abbiamo visto all'inizio. Tanto adesso ci sarà qualcun altro mi fa... Porca madonna, vaffanculo, vai a cagare. Io vi ricordo che comunque siamo a difficile. Abbiamo creato veramente uno sparapiselli atomico. È qualcosa di incredibile. Ecco qua. Adesso Isaac, tu mi devi spiegare come ti sei fatto prendere di furtività da sto coso. Come non ti sei accorto che sto tripisello atomico alieno non ti era salito sopra l'ascensore? Il mio fucile atomico a pompa non puoi niente, brutta merda. Credo che sia un mischiaticcio creativo, è tipo una zecca con tanti piselli. Immagino che i Rule 34 si siano divertiti. Isaac, ce l'hai fatta. Grazie a Dio. Ce l'hai fatta. Bene, ce l'hai fatta, Isaac. NTR, merda! Stare solo lì per qualche minuto, eh? Che vorresti dire? Che sei felice di vederlo per essere uno del tuo passato. Lui ci serve. Serve alla missione. Serve a noi oppure a te? Hai qualcosa da dirmi, capitano? Basta, dovete smetterla! Dobbiamo fermare quella dannata macchina e ancora non sappiamo dove si trovi. Ma più che altro io, raga, sto notando una cosa. Loro non hanno un'armatura termica. Hanno dei cappotti di merda e basta. Ma hanno lasciato a morire il povero stronzo perché... Gna 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 gna. Forse è vero perché non erano scesi giù perché ci stavano i rumori. Ma che cazzo mi sto a chiedere pure io effettivamente, sì, Star. Lasciamo correre questi dialoghi di merda con loro che semenano per la guascona. No, ma infatti stronzo pure io, eh. Boh. Qua c'è Mussolini, guardalo. Ci manca soltanto che giriamo il quadro e l'abbiamo fatto. Ma il bello è che in realtà mi dispiace molto per Ellie, perché Isaac, vai, per quanto sia rincoglionito pure lui nei dialoghi, almeno un po' di, sai, quell'1-2 gli è rimasto, perché comunque Isaac. Però Ellie è proprio diventata... Boh... Cioè, per carità, anche nel 2 ce l'aveva quei suoi sprazzi molto stupidini di coppia che litiga, che fa le robe. Però finiva là, cioè era molto la cosa di sfondo che in sti giochi ci sta. È come Leon e Ada, no? Leon e Ada stanno sempre a punzecchiarsi, a fare kiri kiri kiri. Però non è che è quello, non so quelli i dialoghi del gioco. Poi vanno avanti, Dio Madonna. Sì, ma anche qua sta per esplodere il marchio, perché che cos'è che fa sto... Madonna di Cristo, che cos'è che fa sto rosso? Questo mi sembra quando ci sta... Stava nel primo il marchio che stava per implode. No, muovetevi! Come ci hanno trovato gli uomini di Tenic? E che è un gioco scritto col buco del culo. Da dove sono arrivati? Devono averci seguiti. Impossibile, non attraverso l'iperspazio. Ah sì, beh, l'hanno fatto. Ma Dio Madonna, ma gliel'avrà detto il marchio, Dio Cristo. Saranno 14 miliardi di anni che stai a fare con sto cazzo di marchio. Vedi che te dice cose che non devi sapere, ghiri ghiri. E che vuoi che i marchi sanno dove sta il marchio madre, Dio Madonna. Dio Cristo, Isaac, per carità, magari non è così. Se uno deve pensare a un motivo, ci hanno seguito. Ma come ti hanno seguito? Ma Dio Cristo. Vuoi disattiva il marchio? Il marchio sta lì che fa, vabbè, su, dai, se proprio devo me ne vado a casa. Lo sanno per un altro motivo. Peggio di quello che... Se qualcuno ha tradito del team per farsi venire a Pia, guarda, vai che è diventato Gears. Siamo al sicuro. Non direi che siamo al sicuro. Danno la caccia a Isaac e noi siamo nel mezzo. Il magazzino. L'esperimento di localizzazione del segnale deve essere là. Non vale questo disturbo, Clark. E vattene, vattene.
infatti hai catturato a sti stronzi e vai via. Che te devo dire? Sì, tra l'altro mi ha chiamato lui, cioè è venuto lui. Io stavo bello a casa mia a farmi i cazzi mia dentro la mia casa. Io stavo lì con il mio disegno del marchio che facevo i... che cazzo sono i disegnini. È venuto a rompere i coglioni perché non pensava che gli rirubassi la moglie. Ma non ha capito in che cazzo di trama siamo in questo momento. Lui non sa. Allora, quando ce l'ho contro io, i necromorfi sono dei cazzo di tori. Sono, cioè, piottano come degli addannati, come dei cazzo di cani. Quando devono attaccare gli avversari, diventano il grande buffo. Vi ricordate qualche live fa che dissi l'unica cosa che mi posso aspettare è tipo un necromorfo che mi spara con il mitra? Sono arrivati, però vedi, questa è una figata, perché si infilano dentro il corpo ancora integro e tutto quanto, sanno che cazzo è per via del marchio e quindi bene o male sparano a cazzo, ma sparano. Copiatissima da Resident Evil. No, allora infatti il necromorfo con le accette invece, boh, sembra proprio che stanno introducendo tutta un'altra roba, cioè tutta un'altra branca dei tipi dei necromorfi, cioè proprio necromorfi che a quanto pare riescono a mantenere parte dei propri ricordi, delle proprie cose. Io devo capirla sta roba, perché non ho capito se l'hanno fatto per pararsi il culo, per dare delle spiegazioni e delle scelte di design di gameplay, o è qualcosa di fighissimo. Per una via di mezzo, ci potrebbe stare, ma questo... è il boss del primo? Però vedi, a sto punto mi è da pensare che magari loro l'era glaciale su sto pianeta ce l'hanno fatta venire apposta, perché se sono accorti che stava a succedere il puttanaio eppure a loro gli è andato fuori controllo a ste persone che hanno creato il marchio, guarda che cazzo di roba, come lo fermiamo? Boom! A meno che non è come nel primo, ha scavato talmente tanto in profondità sta merda che è arrivato nel core, ha in qualche modo prosciugato il nucleo del pianeta e quindi è arrivata l'era glaciale perché non c'è stava più il nucleo del pianeta che scaldava. Credo che abbiano trovato la macchina risalendo all'origine del segnale usando i gangli nervosi nella creatura. Cioè, aspetta, dobbiamo entrare in quell'affare. Sì, questa è un'opportunità straordinaria. Sì, straordinaria. Sì, sì, perché non entrare dentro un necromorfo gigante dove qualsiasi cosa che era morta ci ha provato attaccata a due giochi? Ma tu ti stai facendo ancora delle domande, creative? Ma io se ero Isaac da mo che avevo ammazzato tutti e poi mi ero sparato un colpo in fronte. Veramente, è la seconda volta che fanno quelle puttanate. Ma anzi, io in realtà se ero Isaac mi ero fottuto l'astronave e mi erano andato proprio dall'altra parte. Affanculo l'umanità e a Ellie. Stai bene? Benone. Ehi. Grazie per aver sopportato Robert. Sai, di solito non è così. Norton mi considera un casinista su più fronti, ma avete bisogno di me per la missione, così eccomi qui. Per questo e poi... beh, speravo che... Ellie, quello è Isaac. Grande, grandioso. Mi state facendo una chiacchierata? Ha chiamato per dire che ha acceso la fornace. Ora sta rientrando. Isaac, a presto. Ah no? Stava tanto così! E già che parla mi ammazzerà sempre. A me mi ammazzano questi dialoghi del cazzo. Questi sono proprio dei dialoghi del cazzo, perché se c'è il plot twist che Ellie lo sta a fa apposta, figo. Cioè, se Ellie lo sta a fa apposta perché boh, il marchio gli ha fatto qualcosa per far scornare i due paparini, bello. Se non lo sta a fa apposta, mannaggia. Robin Hood e Little John va per la foresta. Andiamo, va. Ma tra l'altro noi stiamo a cercare di scaldare un necromorfo congelato. E se quello si risveglia? È un cadavere, non può morire. Quell'arpione, questo coso, a breve si risveglia. Perché si risveglia? E noi dobbiamo tenerlo fermo. Sono tre giochi che voi state avendo a che fare con sta merda. Li avete studiati, li avete affrontati 1500 volte. Avete letto che non muoiono davvero, puoi farli solo a pezzi per rallentarli perché diventano passivi. Tutto sto cazzo pippo all'infinito. E voi andate a scongelare il cazzo di necromorfo gigante assassino che viene utilizzato come parabola di Sky. Cioè, capite che questa è una puttanata a più livelli. Sì, ma immagino qua c'era l'EA che urlava volevano più soldi. Tutte le fortune agli altri. Porca puttana, vedi Isaac, se stavi 5 minuti prima t'avevano passato un coltello. Porca puttana. Vabbè, parte la super cazzola. Però bello che hanno messo tutti i segni, le candele per fare il rituale. Questo è figo. Non ci badare, stronzo. Minchia, antisgamo proprio. Chissà come ci hanno seguiti i cattivoni.
No, né niente, non stavo chiamando i cattivi. Na, vai a fare in culo. Veramente gioco di merda quando fa così. Ma tanto che è tipo una blatta gigante, una roba del genere. Ma che metodo del cazzo è per entrare dentro a un robot gigante? Vai nel buco del culo del mostro, su. Bene, penso che punterò la sonda e seguirò il segnale. Non sembra difficile. Comunque, che elmo del cazzo. Cioè, manda le lucine qua, non dove guardi. Che cazzo serve una merda del genere? Questo? Giustamente, se manda segnali per il marchio. Norton! Santos, sappiamo dov'è la macchina? Sì. Ci sono migliaia di segnali, tutti concentrati sotto la superficie planetaria. Deve essere là. C'è un accesso più in alto sulla montagna, al di sotto di un secondo sito di scavo. Sulla montagna? È bella ripida. Di sotto ho visto delle attrezzature da scalata. Santos e io prepareremo tutto ai piedi del pendio. Norton, puoi fare in modo che Isaac esca sano e salvo? Certo, ci penso io. Ah, Ellie? Sì? Ti amo. Lo sai, vero? Cosa? Sì, sì, certo. Isaac, raggiungici al pendio. Va bene. Ah, no, stavo, cioè, era carica. Stavo per premere il grilletto. Si scherza, ovviamente. Twitch non si scherza sul suicidio. Ma ero molto vicino! Norton, apri la gabbia. No. Cosa? Se vuoi crepare qui, fai pure. Io mi riprendo il comando della missione. Ehi, dove vai? A salvare Ellie. Norton! 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 E allora, veramente, questo è proprio... Cioè, Ellie, tu lasci il tuo ex e il tuo cazzo di fidanzato che hanno scornato per tutto il tempo da soli, mentre lui sta cacciando Isaac fuori da un necromorfo morto gigante, fidanzato che lo vuole ammazzare. Ma tra l'altro questo neanche l'ha fatto bene. Ma sai con la cazzo di cosa? Ho la delle cinesi. Brutto rincoglionito. Raga, non ho parole. Ma magari avesse 15 anni. Questa è la scrittura di merda, ma veramente all'U plus ultra. Ma avrei preferito che si svegliasse il necromorfo a sto punto, rispetto a sta merda fumante. Ma tanto, come minimo, ci stanno i signorini umani che mi sparano addosso perché l'avrà chiamato di qua per farmi venire a pia. Perché ho delle aspettative? Perché mi aspettavo che almeno il minimo chiamato reazioni umane. Vabbè, che reazioni umane sono morte dall'inizio del gioco. Pure io stronzo, eh. Ma che poi là non è che c'è neanche bisogno da delle cinesi, perché là allunghi il braccio, tra che fai. Che bello Death Space 3, no, è una merda. Mi spiace. Allora, io il primo e il secondo adorati, fighi. Il 3 veramente, Dio, Madonna, Shangri-La. Sì, Giumino, ma almeno il primo e il secondo sono interessanti e sono fighi pure a livello di gameplay e di storia, per quanto sia basic. Qua, Madonna di Cristo, un calcio nei coglioni mi faceva meno male all'anima. Ci sarà un motivo, e ci sarà un motivo sì, Kyle. Raga, mi vedete così stannato, perché il mio cervello non ce la fa a computare roba così bassa. Allora, entriamo nel mood. Nel mood, dai, dai, dai. È recuperabile. Non ci credo, manco se mi paga. È recuperabile, è recuperabile. Non immagini quanti problemi mi hai risparmiato. Bel lavoro. Cosa? Wow, che twist! Ma cosa cosa tu? Cosa cosa? Del marchio Isaac Clarke. Ed eccoci qui. Il pianeta natale del marchio. Sai, quasi non credevo all'esistenza di questo posto. E invece grazie al tuo amico Norton l'ho trovato. Ecco come ci hanno seguiti nell'iperspazio. Ah, che intelligenza. Lui vuole solo Isaac. Carver, noi torniamo a casa. Brutto figlio di puttana! Ehi, ahimè. Lascia andare gli altri. Sai, è molto difficile rimediare ai danni causati dall'uomo. Contaminiamo, corrompiamo tutto ciò che tocchiamo. I marchi avevano un progetto per noi, ma ciò che doveva essere un dono è stato corrotto. Risparmiaci queste cazzate! Ho trascorso la vita cercando di porre riparo ai danni causati dall'uomo, ostacolando le continue ricerche del governo terrestre, liberando i marchi da quei profani centri di ricerca. E ora... mi rimane un solo problema da risolvere. Tutti voi. No, 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 Danik, mi hai promesso una nave. Avevamo un accordo. Sì, mi dispiace molto,
ma non posso permettermi di lasciare in vita nessuno di voi. Mi scuso per averti ingannato, capitano. Ma fallo ammazzare! Cosa cazzo lo salvi? L'ha beccato! Ecco! Allora, nulla. Avanti, mi stai prendendo per il culo! Muoviti, Nolan! Forza! Oddio, e che non ti pare che tra tutti i nemici del creato questi metteva? E che non ti pare? Lo so, visto, eri incoglionito, non è che sono nato ieri. Sono tutti rossi, non posso attaccarli. Gli vado dentro al buco del culo. Questo è un bel... questa è una cosa... Nella merda, questa è una cosa bella. Ci hai convinto a venire qui, tu l'hai incoraggiata! E ora guardaci, fra Danik che ci spara contro e qualunque cosa fosse quello schifo, che speranze abbiamo! Ci hai tradito! No, io ho cercato di salvarci, il problema sei tu, Clark! Ma ancora per poco! Capitano! Dietro, sergente! È tutta colpa tua! Lei non ti ama! Oh, cazzo! Cazzo! Avanti! Non resterà morto a lungo, non qui. Cosa dirò a Ellie? Ehi, le dirai la verità. Andiamo. Ciliegina sulla punta della torta di merda, perché no, capolavoro ragazzi, questa è quella merda che è così merda che fa il giro del cerchio e torna. Ah, che cagatone ancestrale. C'erano delle cose belle, ammetto che c'erano delle cose in realtà in questa merda infinita che erano interessanti. Isaac, dov'è Robert? Gli ho sparato, Ellie. Cosa? Mi dispiace, Ellie. Non ho avuto scelta. Norton ci ha tradito, Ellie. Ci avrebbe sicuramente uccisi. Isaac ha fatto ciò che doveva per salvare la missione. La voce della verità! Io... Avanti! Dobbiamo procedere! Ah! Oh! Siamo rimasti solo in quattro! Io non ce la faccio! Allora ti lasceremo indietro. Se perdi la testa, diventi un pericolo per tutti. Sei un mostro. Nessuno sarà lasciato indietro. Forza. Arriviamo in cima alla montagna. Insieme. Insieme.
Isaac, però, Dio Madonna. Non è che te lo devo dire io. Non gli di, io ho sparato. Oh, Norton ci ha attaccato. Virgola, io ho sparato. Perché se no così, se io vado giù da mia madre, oh, ho sparato a zio, quando in realtà è successo che mi ha provato ad attaccare tutto qua. Infatti bravo Carver ha detto: zia, ci ha attaccato. Norton mi stava puntando un'arma in faccia. Mi spiace. Questo dovrebbe sistemare le cose. Non hai mai creduto a me, a questa missione, a noi. Ho dovuto cercare aiuto altrove e ora lui è morto. Hai rovinato tutto. Un'altra volta. Che vorresti dire? È questo quello che pensi veramente? Sì. Ti hanno condotto qui a forza. Era l'unico modo. Non sono qui perché mi hanno puntato una pistola alla testa. Norton è morto perché qualcuno ne ha puntata una alla sua. No, ma infatti non c'ha senso tutto sto discorso, Harlock. Non c'ha senso. Ci ha traditi. Ha letteralmente detto ci ha traditi. Ma poi... Ma vaffanculo a tutti quanti. Ma sti cazzi, sonnamo, capito. Sti cazzi. Veramente la memoria di un pesce rosso. Esatto, 30 secondi di memoria hanno. Dietro di me. Ah, merda. Cerchiamo di liberarcene. Bonnie, che forse il gioco è tornato a 6. Isaac, siamo a posto. Ce ne siamo liberati. Oh, grazie al cielo. Senti, a proposito di Robert, non capisco. Perché avrebbe cercato di ucciderti? Mi ha dato la colpa del casino in cui siamo. Lui spingeva per tornare a casa. Io per restare. Ma la missione è la sola cosa che conta. Pensavo che Robert lo capisse. Beh, io sono qui per te. E dico davvero. Ma è rincoglionita. È rincoglionita. No, è l'unica. È rincoglionita. Il freddo gli ha dato la testa. Qualche cromosoma ha fatto qualche cosa che non doveva fare. Perché se non si spiega. Ma poi... Ma che cazzo voglio pure parlarci sopra. Cosa cazzo voglio discutere io qua? Io potrei dirvi: oh, tu per tutto il gioco hai visto che Robert rompeva i coglioni che se ne voleva tornare a casa. Ma se tanto a te quando poi c'hai le orecchie cartafuegorate di prosciutto, non hai sentito un cazzo. Me fai come Robert voleva tornarsene a casa? Minchia, saranno 13 capitoli che rompe i coglioni. Sta sempre di nuovo, voglio la storia di andarmene. Voleva andare a casa. Però Gaisa che ti spara un colpo addosso. C'è un altro punto di sollevamento. Ma niente arriva. Voi state bene? Finora. Siamo alla gabbia. Qui sopra la situazione è piuttosto seria. Spero di trovare presto un organo. Isaac, fai attenzione. Non voglio perdere te e Robert nello stesso giorno. Grazie, Ellie. Adesso si aggiunge alla lista di fattori il fatto che un po' so... No? C'aveva ragione Isaac quando ha detto: oh, ci hai messo poco ad andare avanti perché è morto. Cioè sta facendo veramente tutte le fasi della depressione e del lutto in mezz'ora. L'ha messo di merda. No, però perché te l'hai ammazzato? Non voglio perdere anche te. Passo dopo lo bacia. Lo bacia. Sono sicuro. Sono sicuro. Lo bacia. Voglio spaccare a metà un cane. No, povero cane. Che fine ha fatto? Purtroppo l'ha liberata. Purtroppo non c'è più Harlock. Guarda, la sto veramente rimpiangendo, quella topolona di Nicole. Isaac, non potevi rimanere matto in culo? Rimanevi matto in culo. Nicole ti dice: oh, ammazza tutti, ammazza tutto, crei Mark. Eravamo felici. Cazzo, ce l'avevi pure Granny. Fra un po', a breve, creo Marchi. Comincia a creare piselli alieni in live. Perché è l'unica. Mi compro una stampante 3D e inizio. Cosa facciamo ora? Beh, sappiamo che per disattivare la macchina ci servirà una specie di chiave. I ricercatori la chiamavano Codex. Ok, dove si trova? Dovremo costruirlo. E come facciamo? Come hanno fatto 200 anni fa, grazie alle ricerche di Rosetta. Oh mio Dio! Calma, è soltanto un fusibile. Forse posso deviare l'energia dalle luci. E la vera domanda è: più andiamo avanti con questa signorina di colore, e più io non capisco perché Isaac deve essere qui, visto che sanno tutto. Isaac gli è servito per andare nella stanza del capitano a fare: oh porca cazzola, e basta. Non è servito un cazzo per costruire due marchi ingegni. Li sapeva costruire anche la signorina. Disattivare sta stramerda di roba sa farla la signorina costruendo il pisello. Vuoi scendere da quel coso di merda? Vogliamo metterci di più? Ah, no, ho pianto per tutto il tempo. Voglio del terreno solido sotto i miei piedi. Ah! Oh mio Dio! Sì! Oh, no! Sì! Madonna, ammazzala! Scozzala! Carver, dammi una mano! No, non gli dai una mano! Pesa troppo! No, no, ce l'ho! Isaac!
prego, aiuto! Isaac! Tirerà giù il fronte del pendio e noi con lui! No, posso prenderla, tu resisti con l'altro! Santos! La mano! Isaac, è troppo tardi! Prendi! Carver, no! No! Isaac! Ce l'avevo! Maledizione! Ce l'avevo! Avrebbe fatto crollare tutto, anche noi! Isaac, il pendio sta franando! Avanti, dammi la mano! Gliel'avevo promesso! Potevo arrivarci! Mi bastava un altro secondo! È servito un cazzo! Niente! Questa live di Dead Space è molto pesante. Però siamo forti, siamo duri, anche le donne. C'è un cazzo di boss. Non me l'aspettavo! Oh, oh. Se osi baciarmi ti lancio dalla montagna. Ehi, tranquillo. Sei un bravo uomo, Isaac. Hai fatto tutto quello che potevi. No, non è vero. Mi sono arreso, Ellie. Mi dispiace. Il posto deve essere questo. Ma come la troviamo, questa Rosetta? Avrà un laboratorio qui, da qualche parte. Cerchiamo un ufficio, degli schedari, qualcosa con il suo nome. Portiamo quella roba all'ingresso. Se stavano per baciare. Ma che cazzo vuol dire? Ah, ho capito che cazzo voleva fare qua. L'EA, Boni. Cioè, perché tutto sto pezzo di persone che muoiono, cazzi e mazzi vari, sono per inserire nella testa di Isaac l'idea di voler salvare l'umanità. Cioè, fargli capire che in realtà lui prima combatteva contro il marchio per l'umanità. Però adesso, visto che ha mollato una merda e deve tornare indietro, serve tutto a quello. E in base a questa cosa, poi Ellie si reinnamorerà. Perché vede che Isaac è finalmente tornato Isaac. No, io guarda, Kyle, non l'ho neanche commentata quella cosa. Perché già che tu c'hai Isaac che sta lì che fa... che ti sta stenendo l'ascensore. Tu, no, ma perché dobbiamo parlare di queste cose? Mi hai rotto il cazzo. Tutto a rompere i coglioni. Meriti di morire. Perché lei doveva, in mezzo a quel puttanaio, ha cagato la minchia per 18 minuti di audio dicendo no, io non ci voglio salire qua sopra. Sei arrivata, scendi. Zampine, scendi dall'ascensore. Perché? Credi che ci sia qualcosa che vuole divorarmi? Non fa ridere. Lo so. Isaac, chiudo. Isaac ormai è un bambino felice, ha ritrovato la propria umanità, ha ritrovato la figa. Chi lo smuove più? Lui va, ammazza tutto. Dottor Earl Serrano, aggiornamento. È cosa nota che la superficie di ogni marchio è coperta da glifi. Nessuno sa con certezza cosa significhino, ma si ritiene che rappresentino la lingua dei creatori del marchio. Le squadre di scavo profondo segnalano però la scoperta di un altro gruppo di nuovi glifi sulle strutture situate sotto la crosta ghiacciata del pianeta. Ho ordinato di inviarmi diversi manufatti per esaminarli. Se si tratta di ciò che credo, potrebbe cambiare ogni cosa. Che palle quando devono parlare sempre. Cioè, lui sta a fare tecnicamente un diario da ricercatore, no? Sta letteralmente a fare un diario da ricercatore dove sta parlando della roba. Tu sai cosa? Sa come sa cosa? Del tu sai cosa, del sai perché? Hai capito, no? No, non ho capito. Parla come cazzo magni. Dillo. Quel tu sai che, dillo. È Clark. Diventa di Dio di Jojo. Cioè, gli hanno detto: ok, come facciamo a rendere un nemico interessante un dito in culo? Prendiamo la velocità delle animazioni. Facciamo per tre.
Sembra letteralmente che sto giocando con Cheat Engine alla velocità per 3. Esatto, pare un bug, cioè pare una cosa che non è voluta mai nella vita. Erano tanto belli quelli degli altri, che glitchavano tutti quanti. Sì che andavano più veloci perché c'avevano la stasi. Quanti cazzo siete... Madonna che urto! Perché mi spawnano dietro al culo? Ma porca puttana che fastidio! Sta diventando sempre più tumorifero, eh? È incredibile! Sembra un granchio vista sta roba. Vabbè che stiamo a scoprire che erano tipo marini. E poi di che i necromorfi submarini è qualcosa di... Cioè sto pensando adesso, è proprio una puttanata a livello di storia. Non è che i necromorfi submarini, è che i necromorfi li combinano e si adattano in base a quello che infettano. Se infettano una madonna di pesce, dicono: oh oh, sono sotto l'acqua! Cioè stanno i branchi, Dio Cristo! Ah cazzo, ho dimenticato Rosetta! E ho dimenticato la pagnottella! Non so se avete capito che ormai è un fucile d'assalto. No, Russia! Bene, speriamo di capire che cosa fare prima che Denik ci trovi. È semplice. L'osso della gamba è collegato a... insomma, a quella roba. L'osso della gamba. È un necromorfo l'osso della gamba? Vabbè, che sei un soldato, stronzo pure io. Che devo resistere, ma letteralmente sto puzzle. Deve essere un modo. Che cazzo vuol dire deve essere un modo? È un puzzle de morto. Ovvio che c'è un modo, bisogna ordinarlo, Dio Cristo. Guarda, Isaac, mi stai a far cominciare a cazzare pure tu, io mo te lo dico. Sembra tipo una regina de alien storta. Perché penso che vada messa a tipo era blocchetto in piedi. Bene, vediamo che succede attivando il tutto. Qualcosa di strano, credo. Incrociate le dita. Quella palla di merda che vi ho detto. Ok, effettivamente è tipo un asteroide, una luna. Non abbiamo capito. Questo non è il pianeta natale del marchio. Gli alieni hanno trovato i marchi come noi e li hanno diffusi. Sono stati consumati. I loro corpi sono scesi al cielo per l'ultima fase. Mio Dio. La Luna. La Luna è l'origine del segnale del marchio, non la macchina. La Luna è la convergenza. Gli alieni hanno creato la macchina per congelare il pianeta. Perché la Luna non diventasse uno. Se la macchina si spegne, tutto si scioglie. E la convergenza riprende non solo qui, ma ovunque siano arrivati i marchi. E questo significa... È la chiave per spegnere tutto. Grazie per aver fatto il lavoro sporco. No! Aggancerà i marchi della Terra e ci troverà. Non ti rendi conto di quello che fai? All'inizio non mi rendevo conto, è vero. Ma ora è tutto molto chiaro. Non è stata solo la razza umana a ostacolare la nostra gloriosa rinascita, ma anche questa macchina aliena. Va lontano da quella macchina, Denik. No. E ora che ho questo, riuscirò a spegnerla. I nativi del pianeta hanno scelto la morte invece dell'evoluzione.
Ora eviterò che l'umanità compia lo stesso errore. Noi tutti insieme saremo resi uno. Forza, uccideteli! Andiamo! Abbiamo ciò che ci serve! Ellie! Isaac, il Codex! Vabbè, quindi effettivamente la luna di sfondo che ci sta nel per tutto il gioco in realtà è il marchio che ha fatto l'ultima parte, è diventata qua la palla che abbiamo visto nel 2 a Unitology, ok? Effettivamente è tipo una luna necromorfo, è una gigantesca palla di merda dove al centro c'è sta il marchio. Loro si sono accorti che stavano a fare puttanata definitiva, quindi che cazzo hanno detto? Hanno detto, oh, per finire la convergenza che stava a risucchiarsi via tutte le persone, sghiacciamo tutto il cazzo del pianeta. Dai, facciamo finire di soffrire questo cucciolo di Labrador. È troppo veloce! Isaac, fallo! Fallo! Fallo e basta! Isaac! Io ti amo. Io no, di nuovo. Isaac! No. Mo si gira. Pepe. Oh. Il gas! Continua ad arrivare! Dobbiamo andare via! Ora! È tutto quel che ho. Questa era la sua missione. Sapeva quanto fosse importante. Ora noi dobbiamo portarla a termine. Per lei! Capisci? Lo capisci? Sì. E allora andiamo! Carver comunque è veramente l'unica persona sana di questa cazzo di storia, eh? Isaac! Un attimo, mannaggia Clay! Non è colpa mia se la cazzo indura così tanto! Forza, non andare in crisi adesso! Tenica è diretto verso quella macchina, non deve riuscire a spegnerla! Allora faremo in modo che non la raggiunga. Sì. Hai capito? Ok. Beh, in realtà lo sguardo che aveva Isaac era da veramente kamikaze. Ehi! Forse Denik ha sbloccato l'accesso ai piani. Dove è andato? Non lo so. Dove? Non lo so! Oddio! Figlio di puttana! Ok, bene. Ci divideremo. Tu vai al primo piano, io al secondo. Ok. Va bene. Ma cerca di stare calmo. Ho bisogno di te. Possiamo dire una cosa a onor del vero? Questa scena con loro due potrebbe essere una delle più belle del gioco. Sembra una merda, eh? Non si va sopra. Però loro due che effettivamente finalmente hanno delle cazzo di reazioni decenti, no? C'è quello che lo prende, lo sbatucchia al muro e gli dice: Dio Cristo, stiamo a morire, dobbiamo fare roba. Lui che si sta giustamente incazzando. Vedete, se ne sono andati tutti i personaggi del cazzo. Tutti i personaggi macchietta, inutili, che rompevano i coglioni, che facevano danni. Hanno ricominciato un attimo a elaborare, a computare. Ma fottetevi! No, col cazzo che io affronto. Bella, se siamo visti. Sì, arrampicate. Vai. Più veloce che sai. Soppan di zenzero e cazzi vostra. Ma quanti, Dio Madonna! Non capisco neanche chi cazzo è vivo e chi cazzo è morto, Dio Cristo! Basta saltare! Capito. Vai, si corre. Oh cazzo, sono esplosivi quelli! Forza, sulla parete sopra! Oh, questo è nuovo! Oddio Cristo! La gravità batte qualsiasi boss, pure nei Souls. Ma è rosetta quella per caso? Perché mi ricorda qualcosa. Bella! A me non me ne frega un cazzo. No, ho pochissima vita. Se mi fermo, questo mi si schiappetta il culetto. Corri! Ma se teletrasporta, come cazzo è possibile? Dove sono tutti? Tutti morti. Li ha uccisi Isaac Clark. Allora chiamate rinforzi via radio. Come ci raggiungeranno? Possiamo aprire i sistemi di ventilazione. Aprite un varco per le navette.
Una strana città. Minchia, perché giustamente tutta la roba, cioè, si è costruita sopra. Però figata, stiamo andando nella città degli alieni. Minchia, questa potrebbe essere una cosa interessante, eh? Boni. Boni, perché questa può essere una roba veramente figa. Il segnale del marchio della luna parla ai nostri marchi. E non è ancora finita. Esiste una rete di lune sorelle disperse fra le stelle. Ogni luna che si completa si collega alla rete, potenziandola. Se accadrà con questa luna, i suoi compagni arriveranno presto, in cerca di cibo. Ma c'è ancora speranza. I nativi non hanno configurato la macchina. Non doveva solo bloccare la luna, doveva distruggerla. Servirà il Codex. È la chiave per sbloccare la macchina e per riconfigurarla. Seguite le mie tracce nel cuore della macchina e fate finire questo incubo. Carver, hai sentito? La macchina può distruggere la luna. Deve essere solo configurata correttamente. E Denik? Non basterà fermare Denik. Dobbiamo recuperare il Codex. È la chiave per riconfigurare la macchina. Serrano però ha bloccato il passaggio con dei glifi alieni. Cerco un modo per bypassare il problema. Va bene. Figa come roba. In realtà è molto molto bella. Ma immagino che avrebbero voluto anche più ampliare sta cosa della specie aliena, delle lune. Cioè chissà che figata. A sto punto magari mi veniva da pensare che il quarto Dead Space era di andare a prendere Isaac, perché è palese che adesso si farà esplode o qualcosa del genere. Io? Cazzo! Qui siamo a Ground Zero. E quella deve essere la macchina. Bello. Allora ci siamo, eh? Sì. Ci siamo. Devi promettermi una cosa. Se non dovessi farcela, ci penserai tu, ok? Ce la faremo insieme, Carver. Tu ed io. Certo. Ma se... ho aiutato ad arrivare fin qui. In fondo non è questo quello che conta. Conta per cosa? Per... io non lo so, per... il male che ho fatto. Sta zitto, Carver. Sei un bravo uomo. Ho perso mio figlio. La mia famiglia. Isaac, ho ucciso Santos. È questo che fa un bravo uomo. Beh, almeno ci hai provato. Non sempre ci si riesce. Già. Ehi. Mi dispiace per Ellie. Anche a me. Di qua, togliete quelle macerie. Guarda, è Denik. Non è tardi. Non si torna indietro, eh? Prendiamo quel codex. Boni, che questa credo sia la scena più bella di Dead Space 3. La musica, il mood, loro che fanno un attimo un discorso che non sia una puttanata scritta da un quindicenne. Probabilmente, anzi, se magari te lo giochi in coop, quest'altro personaggio lo scopri, lo capisci, vedi che comunque c'ha i suoi problemi e compagnia pure lui. È stata molto bella sta scena, perché uno e l'altro che si supportano a vicenda, che dicono: tanto ormai siamo arrivati alla fine, noi qua ci dobbiamo tirare le cuoia, ma facciamo quello per cui siamo venuti qua. La musica, tra l'altro, azzeccatissima. Bella, molto bella. Sì, esatto, ho tolto tutto il la merda che c'è intorno, no? Tra Santos, Ellie e compagnia. Lo scambio tra loro due, la regia e compagnia, per carità, niente di eccelso. Però, me coglioni, Ho sentito una boccata di aria fresca in mezzo alla merda che mi ha fatto molto, molto piacere. L'hanno legato il quindicenne, sì. L'hanno messo nel ripostiglio per un attimo. Credo che a breve tornerà. Madonna, quanto ispirata da Alien? Madò. Ma qua Carver smatta, eh. Qua Carver vede il figlio, sicuro. E tra l'altro queste sono le bestie aliene. Che tra l'altro sono i sei fori. E giustamente, ecco perché Rosetta è particolare, perché sia un necromorfo, ma è un necromorfo che ha ricombinato il materiale che c'era su questi alieni. Che figata!
non sei umano, quindi per ammazzarti c'è qualcosa di differente. La pancia, punto debole differente. Questa è una figata, questa è una roba che avevo dovuto mettere in realtà fin dall'inizio. Cioè il necromorfo che non si attacca soltanto all'essere umano, ma a qualsiasi cosa, anche de lontano dall'essere umano, dalle cose che conosciamo. E questa è una figata. Invece di mettere i boscaioli del cavolo, esattamente. Tu sei particolare però. Sembri un hunter. Oddio, è un hunter potenziato. È un hunter nero. Sì, sì, ovviamente Twitch nero inteso colorito, inteso differentemente. No, è peggio. È peggissimo, non dovevo dirlo. Inteso... schifo. No, è peggio ancora. Non si può proseguire, no. Non abbiamo manco mezza cura, porca Eva. Orco! Ma siete figli di puttana! Guarda quanto la chiesa d'unitologi si è ispirata a sta roba comunque. Ecco perché c'aveva sto stile così cupo quella cazzo di chiesa. Perché giustamente sanno origine da qua, questo è il loro stile. La madonna. Oh, 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 oh. Ma quanti cazzo siete? Ma che è qua? Ma poi guardali che vanno a per due, Dio madonna. Eravamo arrivati nella città, non città degli alieni, che in realtà, mo, allora, a parte le memate, le cazzate, questo a mani basse, uno dei momenti più belli di Space 3, se non il momento migliore. Cioè, tra la città slash macchinario, le bestie diverse, queste bestie tra l'altro in forma di necromorfo che hanno punti diversi, deboli e compagnia, è una figata. È molto molto figa, se vede che l'ultima parte, fra un po' l'hanno fatta fare un altro team, perché è proprio altra pasta. Allora, Michael Jackson al contrario, doppio Michael Jackson al contrario. Prendiamo come esempio questa frase che significa fonte energetica. Ah, oddio, ma veramente stanno a rifare. Perché pure questi qua avevano creato il marchio necromorfi per roba energetica. Pure la specie aliena ultra mega cristo avanzata gli serviva un pisello alieno per fare l'Enel. Isaac sperava di guadagnare la figa, credevo. Ma come ho detto durante la scorsa volta, tutta quella scalata, quel bordello, era per giustificare il suo ok, io prima ero colui che combatteva per l'umanità, ero quello che voleva distruggere i marchi. Questa è la mia stanza, mi dispiace, creativo. Ogni volta rischi di lanciarti di sotto da un dirupo. Mattina ti svegli di sotto. No, no, un altri due. No, tu no. Ma non si sono regolati. No, ma qua non si sono regolati. Ma ho capito. Ma vaffanculo. Ma che Cristo Madonna. E io devo farmi sta zona con sta tacca di vita. Sono finiti i necromorfi? Andiamo a vedere se qualcuno ha droppato, dai. Ma guarda che sono despawnati tutti. Tutti. Guarda, non c'è un drop. Isaac, so che sei stanco, ma devi camminare, per Dio. Devi camminare. Allineato l'energia. Sembra che abbia aperto un altro terminale di attivazione. Siamo vicini a sistemare questa macchina, Carver. Sì, ma se tu non mi dai le munizioni, la moneta americana mi serve. Io non posso sparare agli stronzi. Che stai facendo? Faccio una cosa che avrei dovuto fare molto tempo fa. Smettila subito. Stai giocando con cose di cui non comprendi il significato. Dire lo stesso di te, stronzo. Isaac, le palle, tu ti sei dimenticato che dovevi farle uscire 17 capitoli fa. Oh, non me fa un'altra orda. Per favore, me ne hai fatta una prima. Ma si è glitchato tutto qua. Non ha caricato. Non ha caricato il livello. Mi sono dimenticato di spegnere il cheat engine. Davvero? Oh! Ah!
sperate che si fixa, perché se no Dead Space 3 finisce qua. Delore, Isaac si è sparato un colpo in fronte. Ma voi immaginate se è stato a fare una No Death Run, no? A parte lo stronzo che fa i No Death Run su sto coso, suo merita il bug, perché sto gioco non merita la gente che fa le speedrun. Questa non è la via giusta, Isaac. Ma vattene a cagare, vai a fai culo, non ti voglio sentire. Perché Isaac semplicemente non lo blocca? Cioè, nel 2024 su Discord, se non vuoi parlare con qualcuno, blocca, via, easy. Lui nel 2400 no. Ambientazione, tutte quelle robe sono fighe. Il problema rimane sempre lo stesso. Ah, c'è proprio quasi. Pepe, pepe, pepe. Cioè, quel coso, raga, è alto 7 metri. Come cazzo non faccio a vederlo là dietro? O non era qua? Se vede che spawna! Mannaggia! Madonna, l'audio di sti cazzo d'effetti sta a gracchiare così tanto che sento veramente la stazione di doppiaggio. Sento il tizio con i cosettini mentre lo fa sul microfono. No, no, raga, non è che è altino. È proprio audio di merda. È differente. Non è alto. È audio di merda. Sei viva? Ma come? È scappata nelle condotte di trasporto, ma mi hanno preso. Aita, vogliono tagliarti la strada. Lasciami. Taci, eretica. Ho il codex, Tenic. Se lo vuoi, dovrai trovarmi. No, ti sbagli. Sei diretto alla macchina. E quando ci arriverai, sarò là ad aspettarti. Perché non è morta? No, poverina un cazzo! Poverina niente! Non è poverina! È stronza, è diverso la cosa. Guarda che case tamarro. Bene. Mi sono appena aperto il ginocchio. Ormai il codex sarà nelle mani di Mahad e questo posto sta per essere sepolto, come tutto il resto. Ricordo quando all'università ho detto al professore di voler studiare xenoarcheologia. Lui mi ha riso in faccia. Non c'è nulla da studiare, mi ha detto. Nello spazio è tutto morto, nell'universo non esiste vita aliena. In un certo senso aveva ragione. Non c'è vita oltre il nostro sistema, soltanto una scia di estinzione causata dalle lune. E ora la scia è alla nostra porta. Sopra di noi c'è ciò che permette di disattivare la macchina, ma anche di completarla. Disattivandola, la nostra specie perirà. Completandola, saremo salvi. Speravo di riuscire ad assistere al salvataggio. Sarebbe stato spettacolare vedere la Luna attratta dal pianeta fino a distruggersi nell'ultimo atto dei nativi, in un sacrificio per salvarci tutti. Ora però devo riposare. Forse Tim arriverà con il codex. In realtà, allora, lasciamo perdere la cazzata che dico uno spazio morto e compagnia. Però è figo magari pensare il fatto che siamo tutti semplicemente bestie da macello. Perché i marchi semplicemente fanno spawnare la vita su un altro pianeta, la fanno proliferare per, semplicemente per poi inglobarla. E ripeto, Void, tu perché ti sei unito magari durante Dead Space 3? Ma in realtà Dead Space 1 e 2, su ste cose, sulle robe che ti mettevano in campo, anche di gameplay e tutto quanto, erano veramente belli. Per questo mi gira così tanto il cazzo, perché vedere una roba del genere stuprata in questo modo mi fa veramente incazzare. Tanto sopra adesso ci sarà il tizio con la stonata che fa bang bang, guarda. Ellie! Isaac, non farlo, non lo ascoltare. Dammi il codex e la riavrai. No, Isaac, sai cosa è in gioco. Vediamo di calmarci tutti, ok? Denik, dammi il codex o la ucciderò. No! Isaac, che stai facendo? Hai una seconda occasione. Se disattiva la macchina, siamo tutti morti. Lei, noi, tutti. Non devi cedere, Isaac. C'è più di una soluzione. No! Madonna, che figa quella! Finalmente! L'oscurità avrà fine! Che l'evoluzione cominci!
avrò finito. Verrà tutto distrutto, tutto. Devi andartene. No. Voi andate, tornate allo spazio terrestre e ditegli cosa abbiamo trovato. Io resto, non ho altro. Non puoi fermarlo, Carver. Non senza di me. Sono il distruttore del marchio. Isaac! Ho voltato le spalle al mondo perché avevo paura di ciò che andava fatto. Ellie, ora non ho più paura. Là c'è una navetta. Devi prenderla e tornare a casa. Te ne vai da cazzo e esplodi, per favore. Madonna, sta venendo giù Cristo. Non tornare a cercarmi. Lo sai che non tornerò. Vai! Scusate. Ecco, vedi, se invece di baciare quella rincoglionita eri andato subito, c'eri arrivato. Attenzione, questa roba ci sta crollando addosso. Ma non so se avete capito che il cazzo dei pianeti sta venendo immolato da una luna fatta di schifo. Vai, 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 vai. Salve, signor, tutto bene, almeno lei. Oh, guarda che figa però sta roba, su. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, una volta tanto. Ma esce qualcosa all'ultimo. Sì, mi sono distratto, vaffanculo la madonna. Mi è arrivata una tegola in testa. Questa cosa mi promette bene, non ci sta Cristo più avanti. No, signora, no. Assolutamente, cosa ve lo fa pensare? Oh, porco il ma è a tempo. Ecco che cazzo è. È a tempo. E quando cazzo me lo dici? Pelo. Ma tanto ste cose, ragazzi, fino all'ultimo voi non lo sapete come cazzo schivarle, perché dipende se va di prospettiva o meno. Ovviamente gioco del cazzo quando fa così. Madonna, Isaac se la sente durissima. Oh, bellissimo l'occhio. Resident Evil, the botto. Puoi averci. Dobbiamo uccidere quell'affare. Non basterebbe un quintale di munizioni. Allora dovremmo prepararle. Ci sono dei marchi che fluttuano attorno a te. Usare questa piastra si ricarica delle genetiche. Questa comunque è una cosa quasi poetica, eh. È una cosa quasi poetica tirare i marchi al boss. Ma guarda, devo dire che questa boss fight finale è pure pure molto carina. Dobbiamo usare il codex. Sì. Quindi basta stronzate. Si muore qui, ora. Ma la Terra
ha un futuro. Isaac. Isaac. Mi senti? Carver. Isaac. Non ci siete più. Anche il segnale del marchio. È sparito. Isaac, ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta davvero. Coordinate terra confermate. Velocità luce attivata. Sì, ma allora nel DLC che cazzo c'è? Questo è un finale. L'unico fatto è che secondo me doveva morirci pure lei qua. L'unica che non doveva sopravvivere, tra l'altro. Non lo commento neanche sto finale. Che cosa devo dire di sto finale? Allora, tocca dire che tutta la scena con la luna, col pezzo che se vuole ritornare dove deve ritornare, anche la boss fight finale, figa. Cioè, è bello tirargli i marchi contro. Diciamo che il finale, lasciando perdere tutte le orde a cazzo che ti tirano addosso, che sono messe proprio per allungare il brodo e basta, i capitoli finali sono quelli che si salvano di più, semplicemente perché rimangono Carver e Isaac. C'è sta la città che è un po' più interessante, c'è sta Serrano che parla delle cose, insomma ci stanno quelle due tre robe lì, compreso il finale. Ripeto, secondo me lei doveva morire qua, perché tanto il fatto è che loro hanno distrutto questo marchio, però comunque ci stanno le altre lune necromorfo che al centro ce l'hanno, quindi non è che si fermano. Cioè, doveva morire pure Ellie qua, perché metti caso che mo sta cosa è ancora viva e tutto quanto, lei c'ha un aggancio, perché il marchio l'abbiamo scoperto che faceva tutto quel bordello per fregare le persone. Non era una richiesta d'aiuto da persone a cazzo, era il marchio che mandava i segnalini, così che le persone che sapevano come arrivarci e compagnia ci arrivavano. Adesso tecnicamente Ellie è una possibile signorina che ritorna là e fa riscatena tutta la merda. Ma tutte ste host belle, dove cazzo erano nel gioco? Eh? Se host belle, dove cazzo erano? Ellie. Ellie. Io mi taglio la gola. Me la taglio, eh. Non è vivo, è il marchio che la sta a frega. È proprio quello che cazzo ho appena detto, Dio Madonna. È il marchio che la frega. Manda la voce da Isaac perché l'unica stronza che è sopravvissuta è Ellie. Cioè, se poi è vivo, Madonna, Cristo Redentore in qualche modo, eh. Come acquista? Ce l'ho, Dio Cristo. Ma che cosa devo acquistare? Tua madre devo acquistare. A 5 euro su Instant Gaming. Oh, non mi fare incazzare, perché ogni volta, raga, voi non avete idea di quanto mi dà al cazzo gli Egoni DLC. Perché
Perché io per Dragon Age Inquisition avevo la collector, quella finale, però non me li vedeva. Ho detto vabbè, magari non ho comprato la collector, me li stavo andando a riacquistare. Avevo rispeso tipo 5 euro, 6 euro, e poi me l'ha riconosciuti, Dio Cristo. Raga, ci vediamo il finale, non me ne frega un cazzo, eh. Io non glieli do 6 euro all'EA per prendermi Awakened. Me ne frega niente. La mia pazienza ha raggiunto il limite. 10 euro. Ma vattene a fa culo, va. Allora, vai, 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 vai. In extra? Stai in extra? Col cazzo. No, ce lo vediamo online. Io ho altri 10 euro all'EA. Mi ha fatto pagare 2 volte The Space Remake, 60 pippoli e 60 pippoli. Poi mi hanno fatto pagare 2 volte DLC del 2. Non glieli do questi. Qua non se li meritano. Il primo e il secondo pure pure. Questi non se li meritano. Non me ne frega un cazzo. Chiudi e disinstalla. Lo so che ci tenevate tanto. So che questo gioco è così bello. Porca puttana, è uscito il DLC in cui vai a riprendere il cuore di Karlak. E non possiamo perché non abbiamo... lo so che volevate vederlo, ragazzi. No. Ah, pensano di essere necromorfi. Però vedi che il DLC in realtà, da quello che mi sta mostrando, lasciamo perdere che il gameplay probabilmente sarà uguale, perché il fatto è che è quella la base. Però bello, perché Isaac si sta a fare giustamente una domanda, si sta a chiedere. Non è che noi pensiamo di essere vivi, ma in realtà i necromorfi, cioè, è quello che ho detto molte volte. Da dentro il necromorfo magari loro pensano di essere ancora normali o qualcosa del genere. È figa come roba. Quindi loro magari in realtà sono degli schifini che si stanno arrampicando in giro. Bello. Ah, ok, quindi DLC parla di loro che cercano probabilmente di ritornarsene a casa. Hanno appena visto le lune. Vedo, secondo me se ne hai spaccata una, non serve un cazzo, eh. Cioè, se ce ne stanno altre. Niente, hanno appena flashato le lune, Lilith. Perché la luna che noi abbiamo fatto esplodere non è che era l'unica. C'aveva le sorelle che avrebbe chiamato. Però, secondo me, se ne spacchi una, l'altra, non dico che te vengono a far culo, ma... Oppure il marchio, mentre stava a fare qua roba, è riuscito a fare la sua chiamata e poi è morta. Però le ha già chiamate le altre. Oh, bello, no? È rientrato dentro al marchio. Sono riusciti a mandare il messaggio alle altre lune e compagnia. Credo che parli di come loro tornano, Lilith, alla Terra per cercare di avvertire la Terra che stanno arrivando ste tutte le lune dei necromorfi ad aprirgli il culo fortissimo. Però io non so come dirlo. Dopo che vedo una roba del genere, io non torno a casa. Se ti ha appena detto portaci dove cazzo dobbiamo andare, pezzo di merda, tu non torni a casa, perché vuol dire che ce li stai portando. Bello che ognuno di loro non ha le mani. Questa è gente che va molto sulle mani. Questa è bella come roba, perché lui non è che se sta a sognare roba di adesso. È che col fatto che il marchio ti dice delle cose che tu non devi sapere, lui se sta a riflesciare probabilmente roba che è successa, che cazzo ne so, tot tempo prima. Perché il marchio, giustamente, grazie al cazzo che ti dice cose che non sai, perché praticamente è un server giganti. Poi vedi, mo, perché adesso è morto, ma magari le lune non erano neanche la cosa definitiva. Cioè, magari in un possibile Dead Space 4 c'era qualcosa di addirittura sopra. Un'umanità magari portata al limite dell'esistenza, che si unisce e si mette a combattere insieme contro i necromorfi. Cioè, io mi immagino che cazzo poteva essere magari un Dead Space 4. Che ste palle si uniscono e fanno un pianeta, fanno qualcosa. La luce. Oh, bella sta inquadratura. Earth Orbital Control, this is Isaac Clarke aboard the CMS Terra Nova requesting clearance, over. Are you sure you got the right channel? This is over 200 years old. Yeah, no, change it over, right? Trust me, it's right. EarthGov Command, this is Sergeant John Carver. Do you read me? Is anyone there? It's weird. United Mining Traffic Flow, do you copy? Sono arrivati. Yeah. Lunar Flight Control, this is CMS Terra Nova. Does anyone read us out here? Perché ci sono due lune nello schermetto? Non ci avete chiesto? Non basta da fare sta domanda. Oh God. Oh no.
Cioè, finiva così? Cioè, scusate, letteralmente... Fine. Siete morti, stronzi. Basta, hanno perso. Guarda, per come è stato gestita nel 3, è il finale più sensato. Per tutte le coglionate che avete fatto nel 3, è il finale adattissimo. Voi avete fatto sta missione, tra virgolette, di suicida. Voi su quel pianeta ci dovevate morire tutti. Bellissimo finale, no, questo veramente... È perfetto, è molto meglio di quell'altra puttanata. Questo veramente, il DLC è l'unica cosa che si salva, almeno a livello di storia, cutscene, robe, simbologismo e lore. Una manna. Per come si è strutturato Dead Space 3, proprio come loro hanno interagito, sono andati avanti nella storia e compagnia, questo è un finale perfetto. Avete fatto tutte le cazzate possibili all'interno della storia? Bad ending, bad ending. Invece di sacrifica Ellie e non fa attiva la macchina, l'avete fatta attiva? Ok. Ellie invece di farla morire come una stronza sul pianeta se ne è tornata sulla Terra? Ma siete creata voi la lore dell'ambientazione? Vi siete creati voi le regolette, le cose, no? È giusto che ve la pigliate in culo. Perfetto. Bellissimo. Veramente, veramente bello. Bello anche il collegamento col gioco stesso, dove c'è la voce di Isaac alla fine usata dal marchio per farsi mandare il messaggio della Terra. Figo, figo, figo. Il DLC, veramente, lasciando il gameplay non l'ho visto, il DLC da solo vale il gioco. Cioè, se lo magna più e più volte a riprese proprio. L'abbiamo finalmente finito, ragazzuoli. Grazie per essere stati con me all'interno di questa serie che nei primi due capitoli era decente. Era anzi più che decente, era molto molto bellina. E adesso era diventata un calcio nei coglioni. Però il DLC ha ripreso tutto. Yeah!